Buonasera, cominceremo naturalmente stasera dal caso Cospito, che oggi è anche il caso del Mastro Donzelli. Ne parleremo con molti ospiti, poi avremo un'inchiesta da non perdere, che, sulla quale un importante sottosegretario, che non è del Mastro ma è della Lega, si chiama Durigon, dovrà probabilmente dare delle risposte, che riguarda l'acquisto di un'abitazione a Roma, un'inchiesta esclusiva di Piazza Pulita. Ne parliamo tra poco. Buonasera, buonasera, benvenuti a Piazza Pulita. È inevitabile, stasera cominceremo dalla coppia di coinquilini del Mastro e Donzelli. Rimanete con noi 30 secondi, non vi muovete da qui. Cospito deve essere una lotta contro il regime 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Non deve essere una lotta solo per me. Per me, noi al 41 bis siamo tutti uguali. Questi colloqui tra i mafiosi e Cospito. Questo è il 12 gennaio 2023. Ma il 12 gennaio... No, mi scusi, Presidente, concludo. Il 12 gennaio 2023, è questo quello che riguarda anche quest'Aula, non è l'unico incontro che ha avuto Cospito. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito... Sì, ma dobbiamo concludere, onorevole. Concludo. Incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato, onorevole, dei terroristi con la mafia, lo vogliamo sapere Donzelli. La ringrazio oggi. Allora, del sottosegretario del Mastro e dell'onorevole Donzelli, entrambi i fratelli d'Italia, non c'è molto da dire più di quello che è stato detto, se non che in uno Stato serio, in uno Stato di diritto, in una democrazia seria, dovrebbero dimettersi Del Mastro da sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri e Donzelli da vicepresidente del COPASIR, la commissione di controllo sui servizi, e da capogruppo in Parlamento del più importante partito italiano, Fratelli d'Italia. Lo dico perché sapete che la divulgazione di conversazioni tra Cospito in carcere 41 bis con mafiosi, camorristi, è stata divulgata, pur essendo non divulgabile, queste conversazioni non erano divulgabili, sono state divulgate in Parlamento a uso di battaglia politica, creando naturalmente un putiferio. Non lo dico io che queste conversazioni tra Cospito e mafiosi sulla sciopero della fame, sulla battaglia contro il 41 bis, non fossero divulgabili. Lo ha detto il Dipartimento delle carceri, il DAP, insomma, che oggi proprio con un'anticipazione della stampa ha fatto sapere come sono andate le cose. Il sottosegretario Del Mastro fa richiesta di queste intercettazioni, captazioni, conversazioni orecchiate e registrate dagli agenti del GOM, cioè gli agenti di polizia penitenziaria che stanno nelle carceri al 41 bis a sorvegliare quello che succede tra i detenuti al 41 bis. Del Mastro chiede queste conversazioni, il DAP le manda, in quanto il sottosegretario alla giustizia ha diritto a richiederle, ma precisa che i dati non sono divulgabili e non sono cedibili a terzi, pur non essendo segretati. E invece, come abbiamo visto, vengono spiattellati pari pari a Donzelli. Donzelli li utilizza come una clava politica per trasformare una questione serissima come quella del 41 bis, del carcere duro e di Cospito, in una polemica politica. Non solo, per di più, accusare i parlamentari dell'opposizione di aver provato a fare accordi con la mafia, in qualche maniera, di essere in combutta con la mafia e con Cospito per superare l'articolo 41 bis, se lo dicesse
un comune cittadino ad un partito o all'opposizione subirebbe una gravissima condanna per diffamazione. Viceversa, siccome lo dice un parlamentare coperto dall'immunità e quindi dall'impunità di fatto per le proprie parole, non succederà niente. Sarebbe interessante sapere se l'onorevole Donzelli, che difende a spada tratta il proprio operato, sarebbe disposto a rinunciare allo scudo parlamentare, alla sua immunità e a difendersi da una querela per diffamazione. Ma sono tutte domande che non possiamo fare perché abbiamo invitato sia Donzelli sia Del Mastro anche stasera qui a Piazza Pulita e naturalmente ci hanno risposto come sempre di no. Un'ultima domanda la vorrei fare poi al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Nordio, nella sua carriera di magistrato sul 41 bis, cioè il carcere duro, ha detto e scritto queste cose fra le altre. Il nostro ordinamento ha introdotto quella figura di isolamento mortuario che è il 41 bis e che per certi aspetti è più incivile anche di questa mutazione farmacologica, stava parlando della castrazione chimica. Questo per dire che il nostro sistema non brilla di civiltà. Questo l'ha detto nel marzo 2019, ancora. Pochi mesi dopo dice, dall'invasività delle intercettazioni all'ergastolo ostativo, proprio ieri dichiarato incostituzionale, fino alla reclusione dell'articolo 41 bis che grida vendetta al senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena. Carlo Nordio, ottobre 2019. E ancora nell'agosto del 2022 dice, spiace per chi a destra la pensa così, ma il punto è evidente. Il fine pena mai non è compatibile al fondo con il nostro Stato di diritto. Allora, la domanda è molto semplice, ognuno può pensarla come vuole sul 41 bis, ci sono quelli più garantisti, quelli che sono più giustizialisti, quelli che pensano che serva questa misura, ma che cosa ci fa un ministro come Nordio che dice queste cose, che è un ipergarantista, in un governo che invece considera l'articolo 41 bis, il carcere ostativo, la sua stella polare? Verrebbe da dire liberate il prigioniero Nordio dalle grinfie di Del Mastro, di Donzelli o di Fratelli d'Italia. Insomma, c'è una contraddizione che in qualche maniera il nostro ministro della giustizia dovrà dire come risolvere, o lui o Del Mastro. Due concezioni completamente diverse, ma soprattutto una violazione di regole, di opportunità, di comportamenti istituzionali ormai acclarata. Che cosa farà il ministro? A proposito sempre del governo, stasera vi anticipo che qualche domanda la faremo anche al sottosegretario Durigon, che ha una faccenda sulla casa che forse andrebbe chiarita bene. Vi faremo vedere un'inchiesta in esclusiva, parliamo di case comprate a prezzi stracciati, parliamo di affitti che non è ben chiaro chi abbia pagato, ma insomma ne parleremo tra poco. Intanto il viaggio sul caso Del Mastro Donzelli comincia qui con Roberta Benvenuto. E rispondeva Cospito, deve essere una lotta contro il regime 41 bis e contro l'ergastolo ostativo. Non deve essere una lotta solo per me. Questi colloqui tra i mafiosi e Cospito. Mentre parlava con i mafiosi, sì, Cospito, ma dobbiamo concludere, onorevole. Concludo. Prego. Incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, onorevole. Allora io voglio sapere, Presidente, grazie, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato, onorevole, o dei terroristi con la mafia. Lo vogliamo sapere. Donzelli, la ringrazio. Oggi. Parlo assolutamente quando partecipiamo alle sedute del Copasir, rispetto alla segretezza del Copasir, grazie. Però poi mi parla in aula, scusi, sulla segretezza del Copasir, non mi sembra molto coerente. Mi sembra sia opportuno quello che ha fatto ieri. Grazie, certo che sì. Sì? Certo che sì, che mi sembra opportuno. Mi sembra che sia andato un po' fuori le righe. Un po' lontano dalla sobrietà richiesta dalla Meloni, pare. Dalla sobrietà richiesta dalla Meloni e dalla mia sobrietà da Demuristiano, quindi. È il caso di parlare di dimissioni, sia di Donzelli che di Del Mastro? Sta alle persone decidere. Certamente è stato inopportuno Donzelli nel dibattito politico parlamentare dire che il Partito Democratico, tra virgolette, solo perché va a visitare i carcerati, cosa che facciamo tutti come parlamentari, è colluso o a contatti con la mafia o con la criminalità organizzata. Non ne uscite benissimo, soprattutto rispetto a questa sobrietà che vi ha chiesto la vostra leader. Questa è una opinione, se me lo consente, che lei esprime e che mi trova in dissenso. Se io avessi dovuto denunciare tutte le persone che mi hanno dato dell'assassino
per il mio emendamento sui cinghiali avrei invaso le procure della Repubblica. No, Donzelli ha detto Edem di essere vicini ai terroristi, ai mafiosi. Non ha detto, guarda, rispetto alle accuse sui cinghiali, mi sembra un po' mi differente. No, mi dispiace per lei, ma quando si parla di la sinistra, molte persone, non a caso, tifano per togliere il 41 bis a Cospito. Ormai il Parlamento, con la diretta web e la diretta televisiva, è diventato di fatto un'arena televisiva. Io stesso, quando intervengo, ormai guardo la camera che riprende la streaming. Ma è stato o non è stato opportuno, secondo lei, questo intervento di Donzelli? Donzelli sceglie i suoi toni, non sono il portavoce di Donzelli. Il sottosegretario del Mastro delle Vedove, a cui lei ha dato, lo ricordo, la delega al DAP, cioè al Dipartimento Penitenziario, angelicamente, ha confessato di essere stato lui a rivelare all'onorevole Donzelli le informazioni e che anzi non si tratta di intercettazioni, che è la relazione che viene inviata al DAP al governo perché prenda le decisioni. Sì, la relazione del DAP è nella disponibilità del capo del DAP, del suo capo di gabinetto ministro, oppure di lei, di nessun altro, e non può essere divulgata. Non c'è il rischio di aver rivelato informazioni sensibili detenuti al 41 bis e sulle loro conversazioni? Nessuno. Come gliel'ha dati questi documenti chi è che ha detto a Donzelli? Dati? Come gliel'ha dati? A cena, visto che siete anche coinquilini? Glieli ha dati i documenti? Questa è la domanda corretta. Gliel'ha dati i documenti? No. E quindi che cosa gli ha dato? Soltanto uno stralcio? No. L'onorevole Donzelli è un deputato, mi ha fatto una domanda alla quale ho risposto come avrei risposto all'onorevole Giachetti. Sto parlando dell'opportunità poi di usare quelle parole per divulgarle in aula. La domanda eventualmente la farà Donzelli, perché se io... Quindi mi sta dicendo che comunque sono state inopportune quelle parole di Donzelli in aula. No, sto dicendo questo perché non ero in aula. Non si dimette, giusto? Non mi dimetto. Non si dimette, non pensa che ci sia l'inopportunità in quello che è successo. No. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo. Sapete chi ha detto queste parole qui, in quest'aula, a Montecitorio? Le ha dette il 3 maggio del 1924 Giacomo Matteotti. Quello che è accaduto ieri è di una gravità inaudita. Perché le faccio una domanda. Quale dirigente del Ministero della Giustizia o del DAP sarebbe tranquillo nell'inviare al sottosegretario e al suo ministero delle informazioni riservate? Basterebbe questo per allontanare dai ruoli che ricoprono sia l'onorevole Donzelli sia il sottosegretario del Mastro delle Vedove. Basterebbe questo, ministro, basterebbe questo. Intenzione di dichiarare, grazie. Sa che Del Masso ha detto che parlare lei quanto vuole, io non ho intenzione di dichiarare. Le ha dato delle informazioni, ma non sapeva cosa ci avrebbe fatto. Questo ha detto Del Masso. Non ho intenzione di dichiarare, vi fate soltanto male. Si dimette male, da vicepresidente del Copasir? Ha già risposto no, grazie. La Meloni l'ha sentita? Non c'è stato un confronto con la Meloni? No. Ride Donzelli. Io ho detto che non dichiaro. E gli ha dato delle informazioni sul 41 bis che dovrebbero rimanere comunque riservate, cioè meglio non dirle in aula, visto che sono delle informazioni anche che riguardano dei mafiosi. Non pensa che almeno questo sia stato inopportuno al di là della polemica politica? Va bene, è stato un piacere parlare con lei, Donzelli. Ci sentiamo in aula, visto che in aula parla tanto e con noi poco. Tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41 bis sono per loro natura sensibili, ragion per cui ai fini della loro ostensione occorre una preventiva verifica e una valutazione del loro contenuto. Secondo me Donzelli ha voluto porre una questione politica e il Parlamento è sicuramente la sede giusta dove porla e diciamo che le modalità non sono state particolarmente opportune. È un precedente gravissimo, quindi noi stiamo depositando un'istanza di revoca immediata all'incarico. A chi? Del Mastro, il sottosegretario Del Mastro. Il fatto di non avere consapevolezza del ruolo istituzionale e in più aggiungiamo l'uso distorto per fini politici per attaccare una forza di opposizione è veramente un precedente che se lo lasciassimo correre sarebbe gravissimo per chi ha a cuore la cultura delle regole e il senso delle responsabilità dello Stato. Allora do il benvenuto a Mario Calabresi. Ciao, Mario, ciao. Ciao, benvenuto. Grazie. Allora Mario, tutto nasce
da Alfredo Cospito. Allora, chi è Alfredo Cospito? Una persona di cui i non addetti ai lavori sapevano pochissimo fino a pochi giorni fa. È un anarco-insurrezionalista, ha 55 anni, è di Pescara, però, diciamo così, è cresciuto politicamente a Torino e nel nord-ovest. È condannato per terrorismo, per reati di terrorismo. Ha sparato nelle gambe di un uomo, l'ultima gambizzazione, l'ultimo attentato terroristico d'Italia, all'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare nel 2012. È responsabile di una serie di attentati fatti con bombe che non hanno però provocato morti. E oggi è condannato in carcere ed è al 41 bis. Ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il suo 41 bis. Adesso si è esteso, diciamo, idealmente a un 41 bis più grande. Questa, diciamo, è sostanzialmente la storia e il personaggio. Diciamo che è riconosciuto nel mondo anarchico che non riconosce un leader, è riconosciuto però come una figura di riferimento. Un riferimento. Sicuramente. Si applica a lui l'unico 41 bis, no? Che non sia per mafiosi. No, ci sono tre terroristi. Ce ne sono tre brigatisti. Quelli che uccisero D'Antona e Biagi. E l'unico anarchico è lui. Sì. Secondo te è giusto il 41 bis per Alfredo Cospito? Io voglio distinguere una cosa, perché noi adesso, siccome si discute del 41 bis su Cospito, sostanzialmente stanno facendo, come in tutte le cose in Italia, le tifoserie sì e no al 41 bis. Sì. Io credo che il 41 bis sia stato qualcosa che è una carcerazione terribile, con una sola ora d'aria, un colloquio al mese, è sostanzialmente un vero isolamento, non puoi tenere i tuoi oggetti in cella. Ma è stato fondamentale per rompere dei legami e nella lotta alla mafia. Voi immaginatevi, Totorina, Provenzano, adesso Matteo Messina Denaro. Il fatto è impedire che chi è in carcere possa comunicare con l'organizzazione e dare in maniera nascosta, dare ordini, indicazioni, obiettivi da colpire, cose da fare. E quindi questa era la specificità. Personalmente, io devo dirti la verità, non trovo nella vicenda di Cospito qualche cosa che ci dica che il 41 bis va applicato a lui. In questo senso, tutto ciò che lui ha fatto come proclami sono proclami fatti in modo pubblico, cioè non c'è nulla che ci dimostri che ha parlato all'organizzazione dicendo colpite questo. Gli hanno fatto scrivere su delle riviste, ha scritto su anarchiche. Delle riviste, ha scritto su dei siti, ha mandato delle lettere. Allora, questo, da questo punto di vista, sarebbe sufficiente, come dice il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo oggi, Giovanni Melillo, che dice il carcere di massima sicurezza è sufficiente. Il punto è che il carcere di massima sicurezza, che non ha il 41 bis, deve controllare che non ci sia questo tipo di propaganda. Ma certo, si tratta di propaganda, non si tratta di ordini. Allora, secondo me, è fondamentale distinguere. Bastavano dei provvedimenti di censura, cioè non far uscire dalla sua cella lettere, pubblicazioni che sono state in qualche maniera fatte alla luce del sole, non attraverso i pizzini o i colloqui con i familiari. Perché il 41 bis, quello vuole colpire. Senti, quel tipo di collusione e di trasmissione di dati. Io voglio cominciare con te perché tu vivi sotto scorta, perché hai ricevuto, quando eri direttore di Repubblica della stampa, una serie di minacce in tutta la galassia, diciamo, che ruotava attorno a quei mondi insurrezionalisti, no? In qualche modo è davvero oggi un'emergenza per il paese, cioè allora, è il nuovo brigatismo? No, io ti dico questo, quei mondi sono mondi che sono i responsabili degli ultimi pacchi bomba che abbiamo avuto in Italia, storicamente, di attentati. Però pensare che questo oggi sia equiparabile al terrorismo che abbiamo conosciuto, secondo me, come numeri e come cose, è dargli un peso che fino ad oggi non hanno mostrato di avere. Detto questo, io ho sempre pensato, e te l'ho detto qui tante volte, che l'attenzione, tenere alta la guardia, siano punti fondamentali, bisogna farli. Però uno Stato è uno Stato forte quando fa rispettare le leggi, le regole, e non si ingaggia in uno scontro. Io ti dico una cosa, ma
si è trasformato Alfredo Cospito sostanzialmente adesso in un simbolo e in un martire. Poco fa è stata occupata l'Università La Sapienza. Prima non lo era. Ok, non lo era prima. Certo. E oggi c'è un fermento che prima non c'era. Secondo me una politica sana e che ha a cuore lo Stato e la sicurezza dei cittadini non cerca una sfida di questo tipo, ma fa rispettare le regole e le leggi. E far rispettare le regole e le leggi può essere semplicemente non dire ah beh allora togliamo il 41 bis, allora lo facciamo uscire. No, continua a stare in carcere, sta alla massima sicurezza. Però io penso che ci stiamo infilando in una strada che invece è una strada pericolosa. Allora Mario, rimani con noi. Alessio Lasta è andato a ascoltare gli anarchici in una radio che è una radio appunto che è il punto di riferimento del movimento anarchico. Sentite cosa dicono. Allora, le 11:09, lo spazio approfondimenti di questa mattina di Radio Onda d'Urto è dedicato interamente al caso Cospito e al 41 bis con il microfono aperto che vi abbiamo annunciato. A fronte di una persona determinata abbiamo visto la cania dei nostri politici di uno squallore allucinante. Abbiamo una classe dirigente veramente stupida, ignorante e anche debosciata. Scrive Daniele, il 41 bis va abolito non solo per Cospito ma per tutti, mafiosi compresi. Sono tanti i compagni e le compagne che non da anni ma da decenni sono sepolti vivi nelle prigioni italiane e si sono schierate dalla parte giusta della barricata, quella della lotta contro lo Stato. È stata già scritta la sentenza a morte, cioè di Alfredo, lo Stato lo condanna a morte, non risponderà, Nordio se ne sta lavando le mani come Ponzio Pilato. Il ministro Nordio ha detto però di fronte alle violenze di questi giorni che abbiamo visto a Trastevere, poi con queste due auto incendiate a Milano, a Roma altre 5 auto della TIM, di fronte a queste violenze non si tratta sul 41 bis. Voi cosa ne pensate? Parlare di gravi violenze quando insomma si è trattato di piccoli tafferugli di fronte ad un uomo che sta rischiando la vita, ci sembra che ci sia una sproporzione di violenza molto evidente. Ma anche su questo tema del 41 bis, voi in linea teorica sareste anche favorevoli ad abolirlo, che ne so, per chi come Matteo Messina Denaro ha sciolto un bambino nell'acido? Secondo me, il 41 bis è una misura in generale criticabile per il semplice fatto che supera dei livelli minimi anche di tutela dei diritti dell'uomo. Ma è il diritto umano della famiglia di Giuseppe Di Matteo, no? Di questo bambino che a 12 anni è stato sciolto nell'acido, in qualche maniera non viene prima dei diritti, diciamo così, del detenuto. Lo Stato non può permettersi di vendicarsi, quindi recidere i contatti con l'esterno va bene, però perché uno non può ricevere un libro? Perché uno non può guardare la televisione? Perché uno non può sentire la radio? Perché uno non può tenere una fotografia? Cospito ha evidentemente nella sua ora d'aria ha avuto contatti con gli esponenti mafiosi che sono al carcere di Bancali. Beh, sembra che da quanto trapela, insomma, no? Da quello che è stato diffuso ieri anche in Parlamento, passeggiando nell'ora d'aria il 12 gennaio, Cospito abbia detto ad un esponente del clan di Casalesi dobbiamo continuare su quel pezzo dopo pezzo che l'esponente del clan di Casalesi gli diceva per abolire il 41 bis. Lui non sta facendo una battaglia contro la sua detenzione, lui sta facendo questa battaglia dicendo che il 41 bis non è una forma di vita degna anche dentro a un carcere. Allora, insieme a Mario Calabresi ci ha raggiunto Emiliano Fittipaldi, vice direttore di Domani. Buonasera Emiliano. Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Ciao Francesco. In collegamento con noi da Trieste c'è l'onorevole Deborah Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, nonché uno dei 4 parlamentari che era andati in visita a Cospito e che vengono citati nell'ormai famosa appunto prolusione in Parlamento dell'onorevole Donzelli. Buonasera Serracchiani. Allora, buonasera. A me pare, partiamo da un punto fondamentale, Emiliano Fittipaldi. Il sottosegretario Delmastro, che si occupa di carceri, fa una richiesta al DAP e chiede lui della documentazione che riguardi le conversazioni, i rapporti tra Cospito e mafioso, quello che succede in quel penitenziario. E questa è la prima domanda, perché lo fa? La seconda questione è che il DAP gli dà
queste conversazioni che sono fatte non si sa bene come, se registrate con registratore, con una microspia, appuntate da qualcuno del GOM di questo nucleo operativo del penitenziario del 41 bis, e rimangono lì perché la dicitura del DAP è: sono documenti non divulgabili. E qui si dovrebbe chiudere la questione. Del Mastro, non si sa se nell'appartamento che divide con Donzelli, se nell'anticamera di Montecitorio, dà evidentemente detta queste dichiarazioni, perché Donzelli le recita pari pari. Ora è appena arrivata una dichiarazione di Nordio che dice: vabbè, ma questa questione della dicitura limitata a divulgazione è una mera prassi amministrativa interna in uso al DAP a partire dal 2019. Ecco, allora, come stanno i fatti? I fatti sono che questa cosa che noi abbiamo visto in Parlamento non ha precedenti storici. Cioè, già questo dovrebbe fare capire, diciamo, la eccezionalità e la gravità del fatto. Cioè, non è mai accaduto che conversazioni interne del DAP, e in particolare conversazioni fatte da mafiosi, ndranghetisti e casalesi con un altro detenuto, anche lui al 41 bis, venissero rivelate per la prima volta in Parlamento dalla maggioranza per fare un attacco politico violentissimo all'opposizione, in particolare al Partito Democratico, ma poteva essere fatto a chiunque. È una roba che io giudico da paese del terzo mondo, da Nicaragua, è una cosa che non si è mai visto prima. Perché? Le responsabilità poi sono sia di Donzelli sia di Del Mastro, ma secondo me sono responsabilità diverse. Cioè, io penso che paradossalmente il sottosegretario della giustizia, che ha, come giustamente avete detto prima, delega sulle carceri e delega al DAP, ha una responsabilità maggiore, perché è lui che dà fisicamente o comunque detta queste intercettazioni, del tutto secondario se siano intercettazioni, come dicevi tu, registrate, oppure se il secondino del NIC o del GOM, il NIC, il nucleo centrale della polizia giudiziaria, abbia ascoltato e poi abbia riportato queste intercettazioni. Questo è del tutto secondario. Ci sono delle persone, delle conversazioni molto riservate, che potrebbero in futuro poi diventare anche segrete se un magistrato di sorveglianza decide, sono di una settimana fa, sono del 12 gennaio, fai conto che il magistrato di sorveglianza decide che c'è la possibilità di aprire un'inchiesta e le manda in procura, a quel punto quello diventerebbero segretissime. Non solo, quindi c'è un punto in più che mi viene da pensare, che magari lo sapevano di già, ma sapere a che livello di capillare gli strumenti di intercettazione dentro quei penitenziari agiscano, è un'informazione che si dà ai detenuti del 41 bis. Sì, cioè gli si dice: guardate che voi siete ascoltati anche in condizioni magari in cui pensavate di non esserlo, noi non lo sappiamo. Ma è una cosa che si sa, nel senso che a volte questi rapporti vengono addirittura creati, soprattutto tra mafiosi, ma proprio per creare poi un elemento che possa essere oggetto di un'indagine giudiziaria. Assolutamente. Non quindi, di una campagna politica quindi, in Parlamento. Quello che dice Nordio, diciamo, che il fatto che non sono segreti, sì, non lo sono, riservati, segreti, allora, è un linguaggio leguleio, ma conta pochissimo. C'è una politico. Questione che onorevole Serracchiani, che mi colpisce, che è questa, a proposito un po' di clima non tanto da paese, proprio da Stato di diritto. Giorgia Meloni non ha detto una parola su questa vicenda del Mastro Donzelli, ma uno potrebbe dire: non ha detto una parola perché non ha parlato. No, Giorgia Meloni ha fatto ben due interventi, uno ieri sera, uno oggi a Mediaset, e non ha detto una parola sul caso del Mastro Donzelli. Probabilmente non gli è neanche stato chiesto, ma se non gli è stato chiesto probabilmente perché lei non voleva dire nulla su questo. Come dobbiamo interpretare questo silenzio della Meloni, che parla dell'attacco allo Stato anarchico, dell'allarme obiettivamente giusto che si pone sulla questione dell'anarco-insurrezionalismo, ma questo silenzio tombale su questa rottura istituzionale? Serracchiani. Guardi, ci mancherebbe che anche da parte nostra non vi fosse la preoccupazione per la tensione crescente, o non si condannassero, come abbiamo fatto costantemente, quotidianamente, tutte le violenze che sono intervenute, e come abbiamo dato solidarietà a chi in questo periodo è stato purtroppo oggetto anche di minacce molto pesanti. Però qui c'è dell'altro. Le persone di cui voi parlate, cioè Del Mastro delle Vedove, sottosegretario con delega al DAP, e Donzelli, Giovanni Donzelli, sono, che è il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia ed è anche vicepresidente del COPASIR, sono due figure estremamente vicine alla Presidente del Consiglio.
Ora, di fronte ad una vicenda così grave che voi avete ricordato, guardate, le parole di Donzelli sono state di una violenza inaudita e quell'aula non le ha mai ascoltate, e quelli semmai ancora più colpiti di noi erano esattamente quelli della maggioranza che ascoltavano allibiti quello che stava avvenendo. Beh, rispetto a tutto questo, la Presidente del Consiglio non può far finta di niente. Non può girarsi dall'altra parte, non può non pensare che non sia necessario un suo intervento, perché per molto meno rispetto a quello che è accaduto, cioè l'uso politico che ha minato i rapporti fra la maggioranza e l'opposizione e anche l'uso violento che è stato fatto di informazioni che non devono essere divulgate e che sono state utilizzate come manganelli nei confronti degli avversari politici, ma per tutto questo una Presidente del Consiglio interviene, ma per tutto questo una Presidente del Consiglio allontana da questi ruoli proprio i due uomini a lei più vicini. Perché credo che quello che è accaduto sia di una gravità tale per cui, mi creda Formigli, delle due l'una, o tollera, e un Presidente del Consiglio non può tollerare quello che è accaduto in un'aula di Parlamento, né può tollerare quello che sta continuando ad accadere rispetto a quelle informazioni, oppure le ha approvate. Perché se è vero quello che si legge su alcuni giornali, e cioè che dietro a tutto questo vi sarebbe addirittura una strategia, cioè la costante esigenza di un nemico, il fatto di avere nel Partito Democratico il nemico per affermare appunto di essere lo Stato quello buono, cioè lo Stato che con fermezza e determinazione condanna i detenuti al 41 bis e che quindi deve in qualche modo nascondere il fatto che per ragioni umanitarie uno di quei detenuti deve essere spostato da un carcere ad un altro, beh, qual è il modo migliore per affermare con fermezza e determinazione che nulla è cambiato? Cioè, attaccare l'opposizione. Poi cercheremo di capire il ruolo del Ministro della Giustizia Nordio, che non è, diciamo, se è completamente ignaro di quello che è successo, dovrebbe più che tappare, cercare di tappare un pochino le falle, parlare in modo un po' più chiaro. Però voglio sentire Francesco Borgonovo su quello che è accaduto. Ma io penso che dal punto di vista formale il Ministro abbia risposto e ha risolto la questione. Se il PD vuole protestare ne ha tutto il diritto. La Procura di Torino oggi ha chiesto che sia confermato il 41 bis per Cospito. A firmare il 41 bis per Cospito è stato un ministro sostenuto dal Partito Democratico, Marta Cartabia, dietro una relazione che era abbastanza esplicita, gli è stato richiesto dall'autorità giudiziaria, quindi non capisco per quale motivo il Partito Democratico improvvisamente si sia messo a fare campagna su Cospito, perché dice siamo andati a trovare lui e siamo andati, posso finire? Siamo andati a trovare lui e in realtà ci sono i tweet di Orlando che prima di questo casino dice che insomma bisogna fare qualcosa su 41 bis. Secondo me questo è il tema. Cioè, il tema è uscito in una maniera scombinata. Io non penso che la Serracchiani trami con i mafiosi, con i terroristi. Mi sarei risparmiato l'intervento di Donzelli, avrei preferito che uscisse da un'altra parte. Però noi stiamo parlando da tre giorni di una sgrammaticatura istituzionale, diciamo così. A me come cittadino italiano interessa un po' di più sapere se esiste un legame fra queste frange di anarchici e la mafia. Mi sembra normale, come dice il collega Fittipaldi, che i mafiosi, certo che lo sostengono, è ovvio che lo sostengono, hanno trovato uno che nessuno di noi si commuove se un mafioso fa lo sciopero della fame, hanno trovato uno che lo fa e lo sostengono, che fa la battaglia anche e per si loro. Propongono anche in quelle carte, lo dicono, si propongono anche di sostenerlo anche in altro modo. Sarebbe interessante sapere se al di fuori, visto che la tensione sale, ci sono possibilità che si sviluppi qualcosa. Però, allora, questo, e chiudo, però, chiudo sì. Chiedendo alla Serracchiani, mi dirà, ma è normale che i parlamentari vadano? Certo che è normale che vadano a trovare i detenuti. Oggi ci sono 32 persone che stanno facendo lo sciopero della fame. Immagino che andrà a trovare tutti. Serracchiani. Ci sono 585 persone che sono tolte la vita in carcere. Prego, non mi qui ci sono varie questioni. Sgrammaticatura da una parte, tema serio del 41 bis che il Partito Democratico sarebbe pronto ad allentare in maniera imprudente e insomma anche una certa attrazione verso questo Cospito, perché aggiungo io la critica che vi arriva soprattutto da destra è che ci sia in qualche maniera un'aria di compagni che sbagliano, di album di famiglia, di movimento diciamo anarco-insurrezionista che sta diciamo più da quella parte lì. Riferisco quelle che sono diciamo le allusioni e le critiche che vengono fatte, niente di più. Io non lo credo personalmente, però viene detto. Serracchiani.
Ma guardi, noi abbiamo fatto una visita in carcere come ne facciamo tante, peraltro anche membri di Fratelli d'Italia fanno visite in carcere e non per questo vengono considerati mafiosi oppure vengono considerati degli spacciatori se incontrano detenuti che fanno e hanno fatto uso di droga o che l'hanno spacciata. Per cui questo sillogismo è assolutamente fuori luogo e Donzelli ha non solo sbagliato, ma lo ha fatto e non l'ha fatto con una sgrammaticatura istituzionale. Non vorrei neanche che si banalizzasse quello che è accaduto. Lo ha fatto scientemente, utilizzando parole durissime e mettendo in dubbio la storia stessa del Partito Democratico. Però non sta rispondendo, perché siete andati da lui e non dagli altri 32, per esempio? Andate ma da guardi Cospito, che io ne ho visitate tante di carceri. È al centro del dibattito e questo andata, è il problema. Sono ed è sbagliato che sia al centro diverse, del dibattito uno che ha già avuto una grazia, che ha gambizzato una persona in carcere, e che parla andata, con i mafiosi. Scusate, sono andata a visitare diversi detenuti in carcere. Sono andata a visitare diversi detenuti in carcere e continuerò a farlo e spero che nessuno metta in dubbio il dovere e diritto dei parlamentari di andare in carcere a verificare le condizioni di vita dei detenuti e le condizioni di lavoro di tutte le persone che lavorano nel carcere. Spero che questo Borgonovo, almeno su questo, lei la consideri una cosa su sì, cui non vedo, non vedo titoloni sui giornali per una detto settimana questo, sul povero le sto dicendo che sta noi siamo andati, le sto però, dicendo che noi siamo andati. Le sto dicendo che noi siamo andati per mere ragioni umanitarie in quel carcere, siamo andati peraltro a visitare quel carcere, lo abbiamo fatto con un collega del luogo, perché quel carcere che è da 15 anni che è costruito ed è nato come un carcere per il 41 bis, sono anni che non ha il direttore, sono anni che non ha il capo della polizia penitenziaria e il collega ci ha chiesto di andare anche per verificare le condizioni della sanità penitenziaria per in quel carcere. Dopodiché, lo abbiamo dopodiché fatto. Dopodiché siete andati casualmente siamo andati lì tra tanti carceri italiani. Va bene, però c'è un punto, Fittipaldi. Dice che Santa Maria Capua Vetere o altri. Siamo andati poi a visitare... Abbiamo chiesto di incontrare Cospito esclusivamente per ragioni umanitarie, perché parliamo di una persona che è in sciopero dalla fame in questo momento da oltre 100 giorni. Okay? Allora, e questo, non abbiamo visitato, questo è un non punto. Abbiamo parlato questo soltanto... Però, sa che sono morte un po' però, di persone scusa, negli anni passati. No, un attimo, Borgonovo, un attimo soltanto. Fittipaldi, c'è una questione però, l'ha sollevata secondo me in modo molto chiaro prima Mario Calabresi. Lo Stato deve usare degli strumenti che siano sufficienti, diciamo, a evitare, no, a prevenire ulteriori reati, ma non devono essere eccedenti, no, quello che è necessario. Allora, noi abbiamo un uomo che sta da 105 giorni in sciopero della fame. Tant'è vero che è stato trasferito dove c'è una struttura che lo può assistere in caso in cui lo collassi. Perché, diciamolo chiaramente, finché lui è lucido, lo Stato non può fare niente. Ma queste sono le ragioni per cui siamo andati in quel carcere. Esatto. Allora, perdoni, dico... scusi, lo so che lei è collegato. Siamo andati lì perché sapevamo che in quello Stato, in quel carcere non poteva stare. Punto. Però c'è un punto in più. Lo ha detto anche in un'intervista l'ex ministro di giustizia Orlando del suo partito, lo ha ribadito oggi la DNA, l'antimafia, diciamo. D'accordo? L'antimafia nazionale, la Direzione Nazionale Antimafia, che probabilmente un regime di sicurezza, di alta sicurezza, sarebbe sufficiente senza arrivare al 41 bis, perché tutto ciò che Cospito ha comunicato finora lo ha fatto con atti, diciamo, aperti. Allora, torna questa discussione o no? Sì, nel senso che molti non sanno perché, cioè come si è arrivato al 41 bis, non perché a un certo punto... c'è un passaggio giudiziario importante, a un certo punto c'è la Procura di Perugia, che apre un'inchiesta pochi mesi fa e chiede l'arresto di Cospito, perché Cospito manda legittimamente, nel senso che nessuno lo controlla e non è che fa un pizzino provenzano alto, con un detenuto normale manda un messaggio che viene pubblicato dai giornali anarchici in cui fa, e questo non lo dico io, lo dice il Tribunale. Questo messaggio esce con una posta. Sì, con una posta. Che una non posta. Viene aperta e controllata. Non viene aperta e controllata perché non c'è la censura in un carcere, in un regime normale. A un certo punto lui racconta in questo messaggio, per me delirante ovviamente, che l'anarchia deve continuare contro i padroni e deve commettere anche violenza su anche persone fisiche. Non dice chi, non dice per come, ma secondo Cantone, secondo la procura governata da Cantone, è un'istigazione alla violenza. Questi chiede l'arresto e manda immediatamente, lui già ovviamente in carcere per la questione della gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, di Ansaldo Energia e anche per le bombe,
che non hanno né ferito né ucciso nessuno, questo ma è una cosa avrebbero potuto. Avrebbero potuto. E effettivamente poi la strage politica considerata la Cassazione non esiste, è tentata strage per il nostro ordinamento, forse c'è un buco tentato di strage. Fatto sta che quando a Torino vedono questa richiesta di arresto, chiedono immediatamente alla Cartabia che il detenuto semplice Cospito finisca al 41 bis. Chiediamo la Cartabia. Che cosa però era successo nel frattempo? Che qualcuno forse si è dimenticato, anche perché a volte il sistema giudiziario non funziona. La Procura di Roma e il riesame boccia il provvedimento di arresto di Cantone, perché dice no, non c'è nessuna istigazione alla violenza. Perché per esserci istigazione alla violenza ci deve essere un obiettivo preciso, ma questa relazione che aveva fatto sì che Torino chiedesse questa roba e la Cartabia firmasse non viene inserita nel fascicolo. E questo è il motivo per cui oggi, se la Procura Generale effettivamente oggi dice a noi che c'è una guerra in magistratura oggi, in questi giorni, ci sono posizioni molto diverse, fammi finire Francesco giudiziale. E poi... No, però Noglio decide su questa roba adesso. Noi giochiamo con la Procura di Torino, della Corte d'Appello, che dice deve rimanere a 41 bis, secondo noi. Ma la più titolata è Melillo, è la DNA, Direzione Nazionale Antimafia. Che dice, a me risulta, che oggi ho letto delle agenzie, secondo me non precise, che dice no, secondo noi il 41 bis non deve essere prorogato. Noglio adesso deve scegliere, ed è una scelta politica, non può più fare il Ponzio Pilato come ha fatto finora, non può più demandare, perché ne va anche della vita di una persona, che cosa politicamente deve fare. Bonover Calabresi, vi prego, un po' più stretti. Un problema politico enorme, perché c'è una persona che decide, che è il ministro del precedente governo, che firma il 41 bis. Ok? No, scusami. Quello che hai detto tu è una ricostruzione perfetta dal punto di vista giudiziario. Secondo me è stato un errore mettere Cospito al 41 bis, perché lei, tra l'altro, l'hai trasformato in un eroe di una galassia che fino a... Siamo d'accordo. Dopodiché, quando questa cosa è avvenuta, le barricate non ci sono state, non ho visto tweet, manifestazioni e visite. Perché poi adesso ha iniziato lo sciopero della fame. Sì, cento giorni fa. Ok, quindi perciò si è iniziato a parlare di Cospito. Benissimo. Ed è per quello che si va in carcere. Scusate, però. Cioè, è una vicenda su cui ha deciso un ministro di un governo sostenuto da voi. Nel frattempo, questo. Ho capito, ma oggi c'è un tema diverso. Ma ci sono stati anche, se posso finire. Se no, guardiamo ci sempre la testa indietro. Posso finire il ragionamento? Se no, se mi interrompete sempre. No, non ti interrompo sempre. Dai, però, Francesco. Il punto è che adesso ci sono state delle cose in più. Ci sono stati degli attentati, ci sono state delle minacce. E quindi adesso sarebbe un segno di cedimento. Questo è il tema che pone Borgonovo. Calabresi, poi arrivo da Serracchiani, prego. Bisogna essere, siccome queste cose qua vanno trattate con una, secondo me, con una linearità e una correttezza di cose. Rispetto a quando ha deciso Marta Cartabia, che oggi non è più ministro, è successo un fatto nuovo, perché il Tribunale a Roma ha detto che ciò che aveva chiesto Perugia non trova un legame tra un'istigazione a compiere qualcosa e quel messaggio che è uscito. E dice quindi non c'è il 41 bis, cosa che la procura fa sua. Quindi siamo di fronte a un fatto nuovo che si somma allo sciopero della fame. Perché lo sciopero della fame di per sé non è che se Totorina faceva lo sciopero della fame allora dici gli tolgo il 41 bis. Appunto. Ma infatti il punto è fatto, che peraltro, è successo che c'è stato una cosa nel frattempo, un altro atto giudiziario, e che poi dice che quello è successo viene che meno. Scopriamo che Cospito in carcere parla con i mafiosi che gli dicono bravo, speriamo che ti tolgano il 41 bis, perché abbiamo tolto un altro pezzettino. Però la luce Francesco, di questo, scusami, come funziona bene questo sistema? E non dico soltanto che prende quello livello, e lo mette insieme a uno un della anarchico, uno della mette insieme siamo totalmente d'accordo. E quello che dovrà schiacciare il pulsante a capace. Allora parliamo di questo e parliamo del fatto se Nordio debba decidere o meno. Secondo me uno Stato forte può anche decidere di dire sai che c'è, te lo tolgo e agli altri lo lascio, perché questo può fare uno Stato forte. Ma voglio dire, però noi stiamo parlando che... da tre giorni di quello che ha detto Donzelli, non ascolta, di questa roba qui. Ascolta, no, adesso scusate, però vi devo fermare un attimo. Stiamo...
non è che qualcuno dice adesso è colpa di Nordio. Adesso Nordio ha il privilegio, l'onore e l'onere di essere ministro. Vorrei dire una cosa. Vorrei dire una cosa. Scusate, vorrei dire una cosa. Qui stiamo parlando non di una sgrammaticatura, stiamo parlando della divulgazione di intercettazioni, captazioni iperriservate a uso di strumento politico nell'aula parlamentare da parte di quelle stesse forze politiche che menano i giornali, che pubblicano intercettazioni dicendo che si viola la privacy e che si mettono a rischio le indagini. Quindi c'è un'enorme contraddizione da parte di chi vuole togliere, colpire i giornali e i giornalisti che pubblicano intercettazioni e poi se la cantano in tribunale, in Parlamento per menare l'opposizione con dati riservati. Non è una bagatella, è una sgrammaticatura, c'è anche una enorme, è una cosa grave. C'è anche un'enorme contraddizione fra chi ogni giorno fa la retorica sull'antimafia e poi di fatto... Non, probabilmente come strumento, perché non se ne rendono conto, vanno a contribuire a una battaglia che fa piacere a quelli che stanno facendo. Pubblicità, volete sapere cosa succede al 41 bis? Ma si vergogni, ma che cosa sta dicendo? Quello che avete fatto, Serracchiani, è quello che avete fatto, dai fatti. Ma no, però, allora, facciamo la diamo la pubblicità, poi ripartiamo da Deborah Serracchiani. Ma come no? Come no? Mi ero ridotto, diciamo, a giocare con le formiche, poi in quelle condizioni. Tu non pensi più al male che hai fatto in passato, ma pensi che lo Stato, la società, è peggiore di te. Carmelo Musumeci oggi è uno scrittore e attivista, ma prima che la sua pena si estinguesse ha trascorso 27 anni in carcere, di cui 5 al 41 bis. Eccoci qua, ci ha raggiunto anche l'onorevole Chiara Appendino. Buonasera. Buonasera, tra poco sentirò anche il suo parere. Avevo interrotto Deborah Serracchiani, anche vorrei capire un attimo voi adesso che cosa farete concretamente, ma insomma, voleva anche rispondere a Borgonovo, abbiamo mandato la pubblicità bruscamente. Beh, scusi, gli ho chiesto di vergognarsi perché stava dicendo delle fesserie, stava dicendo che il Partito Democratico sarebbe responsabile del fatto che siccome si va in carcere a visitare dei detenuti che sono mafiosi, allora si è mafiosi, allora si istiga alla mafia. No. Ma stiamo scherzando? Forse ma non stiamo ha capito. Scherzando? No. Cioè, qui forse stiamo parlando di un bene. Fatto gravissimo di le quello chiesto, che è successo. Allora, ho chiesto adesso per voglio... Quale... Adesso parlo io, scusi Borgonovo, adesso parlo io se me lo consente, va bene? Sì, sì. Allora, intanto, due cose, se possibile, se posso, mi introduco anche nel ragionamento che veniva fatto. Semmai sul 41 bis una discussione che si dovrebbe fare e andrebbe fatta da tutto il Parlamento pacatamente, non nel modo in cui purtroppo Fratelli d'Italia ci costringe a farlo, è discutere se questo debba essere un provvedimento amministrativo. E siccome è un provvedimento amministrativo, voglio ricordare, può sempre cambiare, per questo lo si rifà anche ogni due anni, certo. Perché dipende dalle condizioni nelle quali viene adottato. Ma essendo un provvedimento amministrativo, è giusto che lo prenda il ministro, che ne fa anche un atto politico? Non è meglio che torni, che vada alla magistratura? Questo per esempio è uno dei temi sui quali la politica si potrebbe interrogare. Questo significa che non sono favorevole al 41 bis? No, Borgonovo, perché resto favorevole a uno strumento che ha aiutato in questo paese a eliminare o comunque a lottare in modo molto più forte e molto più determinato rispetto bisogna alle decidere caso per caso, quindi caso per caso, va bene. E dovrebbe essere però la magistratura a farlo, resta questo è il un certo. Provvedimento amministrativo in quanto tale non è scevro da diciamo così allora, afflati politici come può fosse... essere allora Borgonovo le prego però avrete Francesco in un minuto perché mai, voglio coinvolgere Chiara Appendino. Non ho mai detto che anzi l'ho premesso al mio discorso che Deborah Serracchiani non tratta come mafiosi, è evidente. Io sto parlando di una questione politica e sto dicendo, a parte che se facessimo come dice lei, cioè lasciassimo la magistratura decidere, probabilmente invece avrebbero confermato a cospito il 41 bis come ha detto il procuratore di Torino. Ha detto di no. Vedremo. No, ha detto che deve essere il ministro a decidere e che potrebbe esserci. Ma in questo caso non è il procuratore di Torino, scusa. Ma perché deve dire cose non vere? Che decide. Il procuratore voi, di Torino deve essere... No, non però se cose. Dici una cosa allora, la errata DDA possiamo oggi, permetterci scusami, di dire che è errata. No, perché la DDA oggi fa una nota dove dice potrebbe andare bene anche un'altra misura carceraria, rimettiamo o il 41 bis, non dice no il 41 bis, dice potrebbe andare bene quello o quell'altro, sta a Nordio decidere e gli scarica in maniera pilatesca il patatone bollente in mano, ma questo è quello che dice la DDA. Dopodiché, dopodiché... Ma non so le cose, è il ministro che decide, è il ministro la
Grazie, è quello che sto dicendo da mezz'ora. Se perché c'è la più, perché devono essere pilateschi? Ma di che cacchio stiamo parlando? Scusa, hai detto che di cosa stiamo sono parlando? Pilateschi. È Nodio che deve decidere. Stanno dicendo il PM. È Nodio che deve decidere. Ma certo che deve decidere, però il PM non è che dice no, assolutamente. Non è che 20 giorni che deve decidere. Scusa, allora uno fa un comunicato, se dice no, tu hai detto prima, hanno detto che non deve stare al 41 bis. No, hanno detto potrebbe stare in un'altra al carcere duro e non al 41 bis. Oh, c'è il comunicato, basta leggere. Al DNA. Basta leggere. DNA. Allora facciamo una cosa. Dopodiché però così non è possibile. No, io stavo parlando di una cosa che riguarda il Partito Democratico, che è un tema politico, e il tema politico è: volete il 41 bis oppure no? Se volete lasciare il 41 bis e vi preoccupa così tanto Cospito, mi domando perché per i morti in carcere, ad esempio Salvatore Meloni, non ve ne sia fregato assolutamente nulla, per gli altri 32 che fanno lo sciopero della fame non ve ne frega niente, non ci andate. Non io è ho il vero, sospetto ma che voi abbiate utilizzato questa cosa come polemica contro questo governo, e va benissimo, va benissimo. Se il punto politico adesso è togliere il 41 bis, bisogna parlare sentiamo di quello. Guardi, allora, lei sta, un attimo, no, lei sta abbassate i microfoni, grazie. La cosa importante, prego, Serracchiani. La cosa importante è che noi abbiamo, guardi, oggi Nordio lo dice anche con chiarezza in quel comunicato. Nordio dice: sono state utilizzate informazioni non segrete o secretate, ma sono state utilizzate informazioni che il DAP dichiara, cioè il Dipartimento Penitenziario, dichiara non divulgabili. Ora, un sottosegretario con delega al DAP ha preso quelle informazioni non divulgabili, le ha date ad un suo collega di partito con cui condivide la casa, affinché le utilizzasse contro un partito dell'opposizione a rettificare. Questo è il dato politico su cui anche lei dovrebbe dire qualcosa. Chiedendo di togliere il 41 bis e voi andate a chiedere di togliere il 41 bis. Lei il Partito Democratico è a favore del 41 bis. Scusa, Orlando, vanno il Partito Democratico. Il Democratico non ha mai messo in dubbio dire, il 41 bis. Lo stesso ministro Orlando, quando era ministro, ha adottato anche provvedimenti per il 41 bis. Allora si mette d'accordo con allora, lei sentiamo, non troverà un provvedimento allora, legislativo di alcuna natura a nome del allora, gruppo del Partito Democratico allora, della Camera. No, vi prego, però la canea questo. Qua no, grazie. Invece sa cosa no, troverà? No, un attimo, Serracchiani, un attimo, grazie. Sa cosa troverà? No, posso dirle cosa troverà invece? Troverà una proposta di legge a prima firma Giorgia Meloni, che chiede di modificare l'articolo 27 della Costituzione e togliere la parte dell'articolo 27 che dice che la pena deve essere anche rieducativa. Chiaro allora, di che cosa stiamo parlando? Chiara Appendino, che idea si è fatto di questa storia? Guardi, tre considerazioni. La prima, ovviamente, questa è una posizione su cui il Movimento 5 Stelle è sempre stata coerente. Non abbiamo mai messo in dubbio il 41 bis ed è evidente che lo Stato non può farsi intimidire. Ma proprio in questo contesto in cui sta emergendo una relazione tra anarchici e mafiosi, io francamente trovo inaccettabile che un sottosegretario divulghi informazioni con questa leggerezza e il vicepresidente del Copasir spiattelli e renda pubblica questa informazione, mettendo a rischio che cosa? Il lavoro di mesi di persone e la nostra sicurezza. E allora in un paese altro dell'Europa, oggi non staremmo neanche a discutere, si sarebbero già dimessi, un partito serio le avrebbe indotti le dimissioni. Ma aggiungo un'ultima considerazione e chiudo, dottor Formigli. Io non credo che Donzelli, insomma, è una persona vicinissima a Meloni, abbia fatto un qualcosa così a caso. Io credo che ci sia un ragionamento politico, e sa quale penso che sia, che abbiano bisogno di rifarsi una virginità politica sul tema della legalità, perché li abbiamo visti per mesi smantellare tutto. Il regime ostativo per quanto riguarda i reati gravi contro la pubblica amministrazione, hanno attaccato l'uso delle intercettazioni, hanno tentato, l'abbiamo fermato noi, l'opposizione, di inserire, o meglio, depenalizzare i reati tributari gravi. E questo è il tema. Perché non è un errore, c'è una volontà politica, e questa è far finta di dire al Paese che loro sono per la legalità, ma i fatti di questi mesi ci dicono esattamente il contrario. Allora, dopodiché Secondo me no. Basti guardare quello che sta succedendo scusi, al Serracchiani, codice degli appalti. Serracchiani. Secondo me no, nel senso che i due soggetti che lei citava prima hanno dimostrato tale imperizia, tale incapacità, tale indegnità, secondo me, politica ovviamente,
che secondo me loro sono ancora rimasti nella metodologia dell'opposizione, cioè della cagnara, dell'urlo. Che cosa hanno in più però, e perciò invece su questo sono d'accordo con lei, sono molto pericolosi, che stando al governo hanno finalmente informazioni riservate al COPASIR, dentro il Ministero della Giustizia, al Ministero, ovunque, e loro hanno subito, dopo pochi mesi, fatto un'operazione, come dicevi tu prima, che non ben congegnata, visto il livello della classe dirigente, che io non credo che i vertici massimi di Fratelli d'Italia potessero non sapere. Perché, diciamo così, Lola Meloni interviene e dice, da premier draghizzata, questa roba non mi piace, perché è inaccettabile che l'Italia, il governo, la maggioranza si ponga come in Nicaragua, oppure io posso avere il sospetto che Donzelli, che è tutt'uno con la Meloni, prima di fare uno dei più importanti interventi da capo, cioè, ricordiamo che possa aver avvertito la Meloni ricordiamo di quello che sarebbe ricordiamo successo. Che Donzelli è l'uomo a cui Giorgia Meloni ha affidato il partito. È commissario anche perché Giorgia Meloni, essendo primo presidente del Consiglio, non può seguire il partito. Il plenipotenziario del partito è anche colui che va a commissariare, colui che... Qual è il rischio? Se la Meloni non fa una scelta seria, che può essere anche levare le deleghe, se non vogliamo, un passo indietro, che cosa che io preferirei ovviamente, immagino molti a questo tavolo, del sottosegretario della giustizia che per me non può... Gli levi le deleghe al DAP e levi Donzelli da vicepresidenza del COPASIR, perché si è dimostrato incapace di gestire informazioni riservate al COPASIR, il comitato di sicurezza però vorrei, dei servizi segreti. Fatto altrimenti, altrimenti, il tema più rilevante per la popolazione. No, è molto rilevante. Queste cose sono al tema molto più rilevante, cioè a te ci sono rilevanti. No, beh, la a me se un mafioso parli con un anarco nazionalista un po' mi lascia complice dei due coinquilini e un premier su cose così importanti. Allora, mettiamo, non si può domattina li impicchiamo in piazza. Uno scivolone di questo tipo. Benissimo. Domattina non fargli avere informazioni di questo tipo in mano. Se vuoi bene alla Meloni, dovresti consigliare... Guarda, me ne frega assolutamente nulla e non ci parlo. E la classe dirigente che sceglie dovrebbe essere un po' più adeguata alle istituzioni di questo paese. Allora domattina li facciamo dimettere, gli righiamo pure la macchina e li mettiamo in castigo ciascuno in camera sua, tanto stando nella stessa casa sparano uguale. Ma no, ma non banalizziamo una cosa del genere, Borgonovo, non banalizziamo. Scusate, abbiamo abbassato i microfoni, grazie. Il punto fondamentale è che c'è stato il 41 bis serve proprio per evitare che escano fuori informazioni all'esterno. Sono stati loro a portare fuori queste informazioni. Cioè questo intervento... Tutte le informazioni. Queste informazioni sono state portate fuori da coloro che sono tecnicamente a favore del 41 bis, cioè di ciò che serve per non farle uscire. L'ha scritto Lirio Abbate il giorno prima su Repubblica. Loro avevano il pezzo pronto il giorno stesso. Benissimo. Qualcun altro le ha fatte benissimo. I giornalisti hanno un ruolo diverso, ma dagli uomini delle istituzioni, abbi pazienza. Non possiamo pensare che un sottosegretario e un giornalista facciano lo stesso mestiere. D'altronde vorrei ricordare una cosa. Sottosegretario Del Mastro, era l'uomo che ai tempi delle percosse, torture, pestaggi al carcere di Santa Maria Capo Vetere, lo scoop lo fece proprio il Domani, Nello Trocchia, poi ci ha fatto un bel libro sopra, ha acquisite già le immagini dei pestaggi e le informazioni sui pestaggi di oltre 200 detenuti in modo selvaggio da paese sudamericano, dopo che tutto era già successo, così parlava a proposito della polizia penitenziaria. Al fianco, come sempre, senza se e senza ma, degli uomini e delle donne in divisa della polizia penitenziaria. Quegli uomini e quelle donne in divisa che hanno sedato, contenuto rivolte dei delinquenti di 150 belve armati di pentoloni d'olio, armati di coltelli artigianali e che l'hanno sedate con grande determinazione ma anche con grande professionalità. Siamo qua a chiedere se esiste ancora Bonafede, se dobbiamo dare a chi l'ha visto per trovarlo, perché Bonafede deve venire qua a portare un encomio a questi ragazzi. Si dice alla magistratura, se fai 44 avvisi di garanzia tu vuoi processare la polizia penitenziaria e lo Stato non ci sta. Dopo questa prova lui diventa sottosegretario proprio con delega alle carceri. Questo è più grave. Delega alle carceri. Beh, è molto più grave di quello che è successo. Ma qui è all'opposizione però. Adesso è al governo. No. È stato promosso. È stato promosso, certo. Va bene, allora attacchiamolo su questo. Ed è ancora lì. Non su questa roba. Ha già stato attaccato al tempo. Calabresi, poi Serracchiani. Io voglio dire questa cosa qua però.
dobbiamo distinguere, non si può mettere tutto insieme, il caso politico. Il caso politico a me sembra quello, è evidente, tu adesso stasera cerchi di spostare il caso politico sul PD, ma il caso politico è quello di persone che in una situazione delicatissima, anziché lasciare che un ministro decida, che si stia agli atti e che si indaghi sul fatto perché si sono parlati e perché è stato possibile che si parlassero i mafiosi, gli indranghettisti, il camorrista con Cospito, anziché decidere su Cospito in modo guardando ai pareri dei giudici e decidendo il ministro, prendendosi la responsabilità di decidere, anziché porre l'attenzione su ciò che sta succedendo nel paese, su fermenti pericolosi che ci sono nel paese, che cosa succede? Che in un momento di serietà così, non è una sgrammaticatura, che due personaggi di primo piano, vicini al primo ministro, lei preferisce così, prendano delle cose riservate e le utilizzino onestamente anche per una polemica francamente, cioè, francamente che non valeva lo sforzo, non valeva la partita. Do ragione su tutto. Non valeva personalmente la ritengo che il 41 bis per Cospito fosse sbagliato e ha messo lo Stato in una brutta situazione. B, che non dovessero uscire in questa maniera e che sia assurdo accusare la Serracchiani e gli altri di complicità con gli anarchici e con i mafiosi. C, che si stia parlando di una cosa che per la salute di questa nazione in questo momento ha rilevanza zero, perché interessa solo sulla salute di Cospito, che io spero che non muoia. E però lo stato ovviamente, è ovviamente, certo che è importante. Mi interessa altrettanto e forse di più di altri numerosi detenuti come quelli a Santa Maria Capua Vetere che non hanno l'acqua corrente. Dopodiché, non è che il caso si crea, c'è un dibattito sui rapporti fra anarchici e mafiosi, sulla pericolosità degli anarchici, su Cospito che occupa tutte le prime pagine o sullo stato delle carceri. No, non gliene frega nulla a nessuno fino a quando non succede questa roba qui. E il dibattito è esclusivamente su Donzelli poteva sapere parlare invece con noi lo spostiamo un attimo. Tutto il resto lo spostiamo. Mi mandate un attimo quel pezzo di Gregorio Romeo. Voi volete sapere cosa succede nel 41 bis? Lo abbiamo chiesto a un ex detenuto del 41 bis. Il 41 bis viene introdotto dopo le stragi mafiose del 92, una norma di emergenza poi diventata organica nel nostro sistema. Si vive in sostanziale isolamento, non esistono attività educative e ogni rapporto con l'esterno è ridotto ai minimi. Mi ero ridotto, a giocare con le formiche, poi in quelle condizioni tu non pensi più al male che hai fatto in passato, ma pensi che lo Stato, la società è peggiore di te. Carmelo Musumeci oggi è uno scrittore e attivista, ma prima che la sua pena si estinguesse ha trascorso 27 anni in carcere, di cui 5 al 41 bis. Allora, potevo usufruire a quel tempo di un'ora di colloquio al mese tramite i vetri divisori. Mia figlia aveva 9 anni, mio figlio ne aveva 7, piangeva, batteva la manina contro il vetro, non capiva perché non mi poteva toccare né abbracciare, era una cosa, io e la mia compagna decidemmo di non incontrarci. Come trascorre la giornata un detenuto al 41 bis? Descrivere la giornata di un detenuto o di un ergastolano è una delle cose più difficili, perché non è una giornata, cioè se tu non vivi non puoi raccontare. Al 41 bis tu non vivi, cosa ti posso raccontare? Io aprivo gli occhi al mattino e mi veniva già subito voglia di richiuderli, perché era la cosa più intelligente richiuderli di nuovo. Poi in quel periodo mi scattò l'isolamento diurno come pena accessoria dall'ergastolo. Io per un anno e 6 mesi non ho potuto vedere più nessun compagno, non ho potuto più scambiare una parola con un altro essere vivente. Faccio un esempio, uno dei primi permessi che sono uscito, mia figlia mi porta in un grande magazzino, mi compro un paio di pantaloni, mi fa vattela a misurare, vado in sto sgabuzzino, tiro la tenda, vedo una persona anziana un po' senza capelli e chiudo e gli dico a mia figlia, guarda, c'è uno dentro. Mia figlia dopo un po' fa, ma sei sicuro? L'ho vista, tira la tenda e non c'è nessuno, cosa che avevo visto io? Avevo visto la mia immagine, perché io per più di un quarto di secolo non ho potuto vedere la mia immagine davanti a uno specchio, perché in carcere c'hai un corpo e poi fate solo la barba, quindi io non ho visto il mio corpo invecchiare, non lo riconoscevo, ho visto un estraneo. Per dirti che raccontarti la giornata di una persona che non vive è difficile, sei un morto. Sostanzialmente il 41 bis nasce
per spingere i mafiosi, i detenuti a diventare collaboratori di giustizia. Però non è esplicita questa... No, ma in realtà è quello, ti torturo un po' tutti i giorni, un po' tutte le notti per farti collaborare. Essere contro il 41 bis e contro l'ergastolo ostativo significa favorire la mafia, secondo te? No, significa lottare contro la mafia in modo intelligente e in modo costruttivo. Tutti possono cambiare, anche quello che pensa il contrario. Chiedo veramente in 30 secondi a Deborah Serracchiani e a Chiara Pennino se si può modificare il 41 bis, se è ancora uno strumento degno di un paese, diciamo, civile e avanzato. Guardi, ci sono due questioni sulle quali in parte le ho già detto. Il primo, mi interrogo se su un provvedimento di questo tipo debba decidere una figura che comunque politica come il ministro, o se invece non debbano esserci delle decisioni che siano lasciate alla magistratura. C'è poi un dato tecnico del soggetto, diciamo, del tribunale di sorveglianza che prende la decisione, che non è quello nel, diciamo, di prossimità rispetto al detenuto. Ma non voglio entrare solo nel merito di questo, mi permette solo una considerazione rispetto alle ultime cose che abbiamo detto. Velocissima. Guardi, io credo che rispetto al comunicato di oggi del ministro Nordio, comunque sia chiaro che quelle comunicazioni non sono divulgabili e fanno parte dell'attività del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e spero che non si voglia fare uno scaricabarile proprio sull'attività di un Dipartimento che fa un'attività delicatissima. Il punto però per cui noi continueremo e continuiamo a chiedere le dimissioni dell'uno e dell'altro è perché in ogni caso per due persone che dicono che bisogna fare il 41 bis sempre e comunque, nella migliore delle ipotesi, per la loro totale irresponsabilità, se non c'è invece la volontà di farlo, ma almeno sono irresponsabili, hanno addirittura fatto venir meno la stessa essenza del 41 bis, che è quella di evitare la comunicazione. Quello che dicevamo queste prima. Queste persone possono avere non solo fra di loro, Appennino, ma anche con le organizzazioni di cui fanno parte o altre organizzazioni. Scusate che a me preme andare avanti, anche perché abbiamo uno straordinario documento sulla guerra. Chiara Appennino sarà qui con Carlo Calenda per parlarne. In 20 secondi le chiedo... Ho già risposto prima. Nel senso, per noi il 41 bis non va toccato. E soprattutto non è un segnale che si può dare in questo momento quando hai, come dire, tentativo evidente. Cioè lo Stato non deve cedere, anche perché il 41 bis nasce, è stato, è e continuerà a essere uno strumento fondamentale nella lotta contro la mafia. Quindi non si può arretrare. Stefano Massini. Elvira ha 27 anni. Elvira ha commesso degli errori nella sua vita, Elvira è in carcere per alcuni piccoli reati collegati alla tossicodipendenza. Piccole cose, ma d'altra parte si sa, in Italia è molto più frequente che in carcere ci finiscano quelli come lei. Elvira ha 27 anni e tutti la descrivono come una ragazza con due grandi occhi che tutte le volte che c'è bisogno c'è sempre per le altre. Ed Elvira è felice, molto felice, quando un giorno le dicono che c'è un modo, volendo, di uscire dal carcere, finalmente. C'è una pena alternativa alla detenzione. Lei ormai il suo conto con la giustizia l'ha quasi saldato del tutto, però c'è questa possibilità, Elvira può uscire. Ed è felicissima di poterlo fare. Qualcuno le chiede, ma tu hai qualcuno che ti ospiti fuori dal carcere? Perché l'elemento fondamentale, lo sai, è questo. E lei risponde, sì sì, ho i miei genitori. Ecco, quel giorno è previsto un colloquio fra lei e i suoi genitori, una telefonata, e quando Elvira torna in cella, tutte la descrivono particolarmente pallida, non fa una parola, è strano, di solito parla sempre. Le chiedono, ma Elvira, va tutto bene? E lei risponde soltanto poche parole, dice, i miei genitori mi hanno detto che non mi vogliono. È il 13 di dicembre del 2021. E dopo alcune ore Elvira, 27 anni, viene trovata morta, impiccata, nella sua cella. Il caso vuole che il giorno dopo in quel carcere ci fosse l'inaugurazione di una iniziativa che era stata realizzata. Quindi erano previsti discorsi, taglio del nastro. Insomma, qualcuno ha pensato evidentemente che il suicidio di una ragazza di 27 anni guastasse la festa e quindi hanno deciso che Elvira, tanto era vissuta, invisibile, poteva anche morire invisibile, una che neanche i genitori la vogliono. E così accade che il giorno dopo la notizia non viene data
E quando le sue colleghe, le sue compagne di carcere guardano il notiziario in attesa di vedere finalmente la notizia e sentono dire adesso ci colleghiamo con il carcere, beh, rimangono basite quando vedono l'inaugurazione, il taglio del nastro e non una parola su Elvira. Per cui tutte le sue compagne afferrano le pentole, le scodelle e fanno il rito che si chiama il rito della battitura, cioè cominciano a battere queste scodelle fortissime. Però gli viene detto che non si può. Non si può assolutamente, non si possono battere e che chi continuerà a protestare subirà dei duri provvedimenti disciplinari. Ecco, io mi chiedo, in Italia non c'è la pena di morte. Ed è vero, formalmente in Italia non c'è la pena di morte. Ma noi che siamo grandi maestri di ipocrisia, riusciamo ad avere un sistema carcerario per il quale abbiamo ottenuto 2 condanne dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo, proprio per le condizioni carcerarie. In Italia sono stati soltanto nell'anno passato più di 80 i detenuti che si sono tolti la vita. E oggi le compagne di carcere di Elvira stanno facendo di tutto per far conoscere la sua storia. Ed io allora voglio dare il mio contributo. Ci stanno guardando, fra l'altro, dal carcere. E quella battitura di pentole che quel giorno fu vietata perché della morte di Elvira non si poteva parlare, bene, quella battitura la voglio fare io stasera. E quindi chi pensava che la morte di una ragazza di 27 anni potesse sprofondare nel silenzio, si prenda adesso questo rumore, che se la televisione e la rete valgono qualcosa, mi auguro sia assordante. Grazie a Stefano Massini. Ci vediamo tra pochissimi minuti con un viaggio esclusivo, un nostro reportage dentro Bakhmut, nella città martire, nel Donbass, con la nostra inviata. Tra pochissimo. Per favore, avvisa che ci sono anche altri feriti e che noi stiamo trasportando solo il più grave. La dottoressa sta cercando in tutti i modi di fermare l'emorragia massiva che ha questo soldato alla gamba. Scusami, devo metterti un laccio emostatico per fermare l'emorragia. Grida, mandami a quel paese, ma ti stiamo portando in ospedale per aiutarti. Tutte queste persone stanno aspettando di salutare Denis Sosnenko. È il ragazzo che avevamo conosciuto l'altro giorno, andava nelle foreste, nei campi di battaglia e recuperava i corpi dei militari che non si trovavano più, sia ucraini che russi. Stanno cercando di ripulire l'uniforme del soldato per cercare di risalire più o meno all'identità o al gruppo a cui apparteneva. Camminate passo dopo passo lungo il tracciato. Non prendete iniziative. Questo è un enorme, unico campo minato. Guarda, queste sono delle mine anticarro. Dopo la missione che abbiamo seguito con loro, Dennis è saltato su una mina. L'associazione Tulipano Nero ha perso uno dei suoi volontari più giovani, Denis Sosnenko. Amava l'Ucraina. Ha sempre aiutato il nostro paese durante l'invasione della Russia. Lo ha fatto cercando i soldati morti in battaglia per ridare loro la dignità. Denis pensava che in ognuno di noi si trovasse la forza dell'invincibile popolo ucraino. Era un vero amico e un esempio di abnegazione ed eroismo. Cara comunità, salutiamo Denis dedicandogli l'inno nazionale dell'Ucraina. Quante volte ho visto i genitori dei soldati uccisi in combattimento ringraziare Denis perché li aveva riportati da loro. Denis è impossibile da dimenticare. Lui, come i ragazzi al fronte, ha difeso il nostro paese.
C'è chi lo ha fatto combattendo, chi facendo il medico, chi, come noi, recuperando i corpi dei soldati caduti. Tutti sapendo che rischiavano la propria vita. Slava Ucraina! In direzione Bakhmut e Vugledar la battaglia è sempre più cruenta. I russi avanzano continuamente nonostante le moltissime perdite sul campo. La strategia è sempre la stessa, mandare avanti i mercenari del gruppo Wagner che negli ultimi mesi avrebbe reclutato almeno 50.000 persone. Eccola, quella è la città di Bakhmut. I combattimenti ormai si stanno svolgendo dentro la città, nei quartieri più periferici. Sentite, piovono bombe e colpi di mortaio in continuazione. I civili qui vivono in scantinati dove manca tutto e ogni tanto escono per accendere un fuoco in strada o per andare nei pochi centri volontari rimasti, dove almeno trovano cibo, acqua ed elettricità. La gente viene qui a prendere degli aiuti per i bambini che vivono nei rifugi. Questo è un altro punto volontari, frequentato principalmente da anziani, dove c'è anche una farmacia. Vuole della valeriana, vero? I civili qui non hanno paura. C'è una donna di 60 anni che se ne va in giro a dar da mangiare agli animali. Questo per noi è un problema perché non possiamo garantire la sicurezza di tutti. Da un lato dobbiamo fare attenzione a non farci uccidere dai russi e dall'altro dobbiamo stare attenti a non colpire questa gente che spesso ci dice che non ha bisogno di noi. Noi facciamo parte della brigata numero 93. Stiamo combattendo a Bakhmut dalla scorsa estate ormai. Io e i miei colleghi siamo operatori di droni. I russi attaccano e noi ci difendiamo. Solo che prima il campo di battaglia era la foresta, ora è la città. Stanno avanzando sempre di più. Stiamo andando in una posizione di dronisti che correggono il tiro dell'artiglieria ucraina sulle posizioni russe. Siamo in un vecchio edificio sovietico che viene utilizzato in questo momento tenere le posizioni dei dronisti. Sentite, il fuoco dell'artiglieria è continuo qui. Quella all'orizzonte è la front line. Siedi su queste scale. Bombardamenti in arrivo dalle coordinate 4:30. Adesso il mio collega sta vedendo le posizioni nemiche, perché le posizioni russe e quelle ucraine sono davvero molto vicine fra loro. Poi prenderemo le coordinate e le invieremo all'artiglieria perché le colpisca. Lavoriamo giorno e notte per studiare H24 come si muovono le truppe russe. Così abbiamo più possibilità di distruggerle. Dobbiamo giocare sempre d'anticipo. Quando i loro tank sparano verso di noi, abbiamo pochissimo tempo per reagire. Vicino a questo fumo ci sono anche le posizioni ucraine, quindi ora non riprendere. Quanto siamo alti adesso? Siamo a 200 metri. Ma c'è una posizione di mortaio lì, quindi dobbiamo salire a 500 metri. La battaglia di Bakhmut si sta rivelando una carneficina sia per Mosca che per Kiev. Le condizioni sono critiche per i soldati ucraini che lavorano in prima linea. I paramedici sono sempre di meno e lavorano 24 ore al giorno per far fronte ai troppi feriti. Dovete prendere tutti! Dovete prendere tutti! Qui abbiamo anche un ferito al petto!
Leon, muoviti, cazzo, muoviti. Non ce la facciamo da soli con questa barella. Per favore, avvisa che ci sono anche altri feriti e che noi stiamo trasportando solo il più grave. La dottoressa sta cercando in tutti i modi di fermare l'emorragia massiva che ha questo soldato alla gamba. Scusami, devo metterti un laccio emostatico per fermare l'emorragia. Grida, mandami a quel paese, ma ti stiamo portando in ospedale per aiutarti. Voglio mio padre. Chiamate mio padre. Cercato di fermare l'emorragia alle gambe, ma controllatelo bene, ha anche un trauma cranico. Cosa gli avete dato? Morfina. Morfina, ok. Poi va evacuato, vero? Sì, va evacuato perché qui non possiamo fare altro per lui. Dopo questa immagine è sempre difficile subito, no, commentare, perché la realtà è travolgente. Questo era uno splendido reportage di Luciana Coluccello. Buonasera a Carlo Calenda, leader di Azione, e Chiara Pendino è sempre con noi al Movimento 5 Stelle. Allora io, mentre cerchiamo di raccogliere le idee, dico che le soluzioni di fronte al disastro, all'imminente controffensiva russa, sono diverse. L'Europa ne ha una. Oggi appunto Ursula von der Leyen e i commissari europei sono a Kiev, domani ci andrà Charles Michel, presidente del Consiglio d'Europa. Noi siamo andati a chiedere a Charles Michel, ci è andata Ambra Orengo, qual è la linea dell'Europa e come si risponde alle perplessità delle opinioni pubbliche su questa guerra. Sentiamo. Parlando della guerra in Ucraina, perché Erdogan ha assunto un ruolo negoziale più forte dell'Europa? L'Unione Europea sta perdendo l'occasione di svolgere un ruolo geopolitico centrale. Al contrario, se c'è una regione nel mondo che gioca un ruolo centrale nella crisi ucraina, quella è l'Unione Europea. In poche ore dall'inizio della guerra avevamo già definito la strategia che è stata poi adottata dal G7 e dagli Stati Uniti. Una strategia doppia. Non vogliamo che la NATO entri in guerra con la Russia, ma allo stesso tempo non accettiamo la violazione del diritto internazionale da parte di Mosca. Circa la metà degli italiani sono contrari all'invio di armi. Perché, secondo lei? Ho molto rispetto per i cittadini che hanno un'opinione diversa. Penso però che sia il compito dei leader europei spiegare che saremmo tutti più al sicuro con un'Ucraina democratica, libera e indipendente. E che, al contrario, saremmo molto più in pericolo se l'aggressione di Vladimir Putin si traducesse in una sottomissione dell'Ucraina. Se accettassimo tutto questo, il punto sarebbe: chi sarà il prossimo? Vede differenze tra la destra di Le Pen, quella di Orbán e quella di Meloni e nel loro atteggiamento verso l'Europa? Non farò paragoni per una ragione molto semplice. Le Pen non siede al Consiglio europeo perché non ha vinto le elezioni. Meloni le ha vinte ed è in Consiglio. L'esperienza di Meloni in UE è un'esperienza positiva, di un dialogo costruttivo che difende sia l'interesse dell'Italia che dell'Europa. Orbán però definisce la sua come una democrazia illiberale. Come si può conciliare questa definizione con i principi dell'Unione europea? Ci sono degli strumenti in Europa per garantire il più possibile lo Stato di diritto e la democrazia. Il Recovery Fund dopo il Covid, ad esempio, è condizionato alla presenza dello Stato di diritto. Lasciamo lavorare questo meccanismo. Ci sono delle procedure in corso. Questo conta più di ogni commento e di ogni chiacchiera. Allora, Calenda, insomma, comunque la ricetta dell'Europa che va a Kiev è sempre quella, cioè
armi e sanzioni fino a che la Russia non si ritira. Ma è realizzabile questo progetto? Cioè l'Ucraina può vincerla questa guerra? La domanda che bisogna porsi è qual è l'alternativa? Intanto io sono stato in Ucraina circa un mese fa, complimenti per il servizio perché denota anche un grandissimo coraggio della giornalista. E c'è un piccolo dettaglio, che gli ucraini non molleranno. Noi possiamo mollare gli ucraini, ma gli ucraini non molleranno la guerra, e non per un principio astratto di libertà, che pure è importante. Questo va fatto capire all'opinione pubblica, perché in Ucraina ogni famiglia, dicasi ogni famiglia, ha storie di lutti relativi all'Holodomor, al genocidio indotto con la carestia russa, e ha quindi il terrore di rifinire sotto la Russia. E questa cosa qua fa sì che noi possiamo scegliere se far vincere Putin, levando il sostegno all'Ucraina, quindi far massacrare gli ucraini e avere, come dice Berlusconi a Kiev, delle brave persone vicino a Putin, oppure sostenere l'Ucraina, non perché arrivi con i suoi carri armati a Mosca, ma perché a un certo punto si generi una situazione di logoramento dell'esercito russo, che porti a una tregua armata, che in questo momento è la soluzione unica che si può pensare di avere. Rispetto a questo, l'Europa, rispetto ad Erdogan, ha un punto fondamentale, che Erdogan è un autocrate che gioca la sua partita con grande, come posso dire, spregiudicatezza. L'Europa con gli Stati Uniti sono custodi di un sistema di relazioni internazionali in Europa che ha previsto proprio dopo la guerra l'impossibilità di far accadere quello che sta facendo Putin. E Putin non lo vuole fare solo in Ucraina, perché l'ha detto. Allora, come Hitler, i dittatori hanno questo pregio, che ti dicono sempre prima quello che vogliono allora, fare. Allora, Chiara Appendino, avete sostenuto le armi all'Ucraina fino a un certo punto, avete smesso di sostenere questa linea del governo italiano da un certo punto in poi. Davanti a queste immagini e a questa prospettiva di una controffensiva russa, di nuovi arruolamenti, che cosa pensate che sia la via del governo italiano? Intanto anch'io faccio i complimenti per il servizio, e sono immagini strazianti, e io credo che qui nessuno che è in studio, chi ci guarda, possa auspicare che questa guerra continui e voglia evidentemente che ci sia una tregua e la pace. Il punto però qual è, dottor Formigli? È vero, noi abbiamo sostenuto l'invio delle armi all'inizio, anche, ci tengo a dirlo, con fatica, è stata una scelta molto dolorosa per il movimento. Per quella che doveva essere una prima fase in cui si permetteva all'Ucraina di difendersi. E io ricordo benissimo, cos'è successo in questi 12 mesi? Ricordiamolo un attimo, perché ormai ci siamo abituati a queste immagini. Abbiamo iniziato coi primi invii e parlavamo di giubbotti antiproiettili. Poi abbiamo parlato di altri invii e siamo passati ai proiettili. E poi siamo passati ai missili. E poi siamo passati ai carri armati. Adesso Zelensky ci sta chiedendo i caccia. Cioè, noi stiamo vedendo lo stesso copione da 12 mesi e l'unica cosa che sta cambiando è quella che, giustamente, viene definita da tutti, l'escalation militare. E questa strategia, per noi, e io mi riconosco nel fronte occidentale, per me, per noi, questa strategia va messa in discussione ed è sbagliata, perché si sta dimostrando fallimentare. Perché qual è il punto? Il punto è che diciamo chiaramente che siamo disposti a entrare in guerra, e allora se Zelensky domani ci chiede di mandare le truppe, noi diciamo che siamo disponibili a farlo, e io non penso questo, oppure è evidente che questa strategia che sta tenendo l'Occidente è ipocrita, perché entra in guerra ma dice di non esserlo, e non sposta il focus, e chiudo, su quello che noi vorremmo, e cioè, e io non condivido l'intervista, il fatto che l'Europa e l'Italia si debba ritagliare un ruolo vero per instradare un negoziato di pace. Di oggi questo non si vede, non c'è. Non possiamo andare avanti, perché la domanda che io faccio a Carlo Calenda, ma discutendo, credo, senza ideologia e con rispetto reciproco, è: ma chi sostiene l'escalation militare? È pronto a dire sì nel caso in cui Zelensky ci chiedesse di mandare le truppe? Calenda. Ma questa roba che stai dicendo è un paradosso totalmente assurdo, perché uno, Zelensky non ce le chiede, due, noi gli abbiamo già detto di no, tre, stiamo molto attenti a mandare sistemi d'arma che non possano colpire direttamente la Russia, e c'è un piccolo dettaglio, tu hai detto cos'è successo in questi mesi? Niente, no, è successo che gli ucraini hanno riconquistato il 40% dei territori che avevano perso e l'hanno fatto a prezzo della vita. Allora, la domanda che ti faccio io invece a te, quando tu dici
noi chiediamo la pace, un'iniziativa diplomatica, ma voi avete parlato con Putin? Putin è disponibile? Scusa, finisco le domande, perché c'è una sequenza di domande. Primo, Putin è disponibile alla pace? Perché fino ad oggi tutti i leader europei, che l'hanno chiamato tutti dall'inizio del conflitto, 500 volte, li ha sempre mandati a stendere. Due, quanto vuoi cedere tu del territorio, perché se il Putin non, sicuramente non accetta oggi di perdere, di ridare tutto indietro, sennò la pace era già fatta. Domanda, cosa gli cedi? Cioè, qual è la vostra idea? Voi state chiedendo la pace da molto tempo. Io voglio capire qual è la vostra proposta. Domani, se tu dovessi fare una proposta, visto che avete parlato tante volte in termini astratti di pace, tu per esempio gli cederesti il Donbass a Putin? Come, quale questa sarebbe la tua linea? Perché sennò diventa, sai cosa diventa? Diventa una roba un po' pelosa. Appendino. Dove sostanzialmente uno dice voglio la pace ma non ti dico come, anche io voglio la pace. Cosa sei disposta a dare a Putin per la pace? Allora, rispondo subito a questo. Io non credo che spetti né a me, né a lei, né alla politica in questo momento sedersi al tavolo e dire come deve essere fatto il negoziato e in che termini, perché sarebbe un errore. Però io penso che la sua posizione, Calenda, sia ipocrita e lo dimostra nella sua non risposta. Cioè, se la strada è l'escalation militare, io non la condivido, io mi assumo una responsabilità, no? Credo siamo stati coerenti nel dire che per noi quella non è la strada perché è fallimentare. Se quella per lei è la strada, è disponibile, è disposto a entrare in guerra, perché no, lo dobbiamo dire a chi ci ascolta. No. E allora, detto, che se, allora che senso ha? Ma allora, che allora ma si rende conto che l'Occidente e anche lei sta sostanzialmente dicendo che siamo in guerra ma non siamo in guerra, no, che non sosteniamo fino in fondo l'Ucraina, tenendo poi, attenzione, voglio aggiungere un'altra questione che credo che sia forse poco oggetto di dibattito, e questo io credo che si debba aprire il tema, che poi era quello che diceva lei, dottor Formigli. Cioè, questa posizione intermedia, che io ritengo ipocrita, francamente, perché non ci si assume la responsabilità di portarla fino in fondo, vuol dire accettare di avere, probabilmente per decenni, peraltro, alle porte d'Europa, perché di questo si parla, una guerra che significa due cose, e su questo penso siamo d'accordo. Da un lato, purtroppo, morti, civili, militari, distruzione. E dall'altro anche degli effetti indiretti economici, no? Lo stiamo vedendo con l'inflazione, il caro bollette, che facciamo fatica a sostenere. E su questo gli italiani si interrogano, giustamente. Certo. Calenda. Ogni volta che c'è da tenere una posizione di principio, anche contro i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, con la crisi dei Sudeti, non che era... Diciamo senta, io l'ho fatta diciamo parlare, fisterie. Adesso fa parlare me. Anche quando la crisi dei Sudeti, che è speculare a quello che sta succedendo, sia come dinamica che come meccanismo, quello che è successo è che tutti si auguravano la pace e la famosa frase avete giocato il vostro onore per la pace, avete giocato il vostro onore, avrete la guerra. Quello che succede in questo conflitto è che non è che si passa dal non aiuto gli ucraini a gli tiro le armi nucleari a Putin, no? Perché le posizioni di politica estera sono molto sfaccettate. Ma facendo questo lei continua a eludere una domanda a cui non sa rispondere, perché l'ha detto non sa rispondere, cioè lei non ha un'idea. Non aspetta neanche a lei, secondo me. Scusi, mi faccia capire, quindi a lei cosa aspetta? Lei aspetta dire che ci dovrebbe essere una pace che non sa come raggiungere, non ha un'idea di come potrebbe configurarsi, non sa che cessioni territoriali comporterebbe, però chiede di raggiungerla in primo luogo disarmando gli ucraini e facendo vincere i russi. Questo è il dato. Io ho fatto finire di parlare lei, lei fa finire di parlare me. Se vogliamo avere un conflitto, un confronto costruttivo. Quindi la verità è che la vostra posizione cosa fa? Una posizione molto furba, perché dice io voglio la pace e la vogliamo tutti. Smettiamo di fornire le armi, tanto poi non è che stiamo dicendo che deve vincere Putin, ma non fornendo le armi vince Putin. Siamo per far sedere a un tavolo della pace, però non stiamo dicendo che l'Ucraina deve rinunciare o non rinunciare a dei territori, che la Russia deve rinunciare o non rinunciare ai territori. Questa roba qui non vuol dire niente. È come quando Miss Universo, che vince il concorso di bellezza di Miss Universo, vince la pace nel mondo. Però vorrei intervenire su una questione. Il confronto, intestatevi, le do subito la parola. Grazie. Però voglio porre una questione. La guerra, diciamo così, di attrito, la guerra di terreno in cui ad arma si contrappone arma e un quarto e poi arma e mezzo,
porta a una situazione di stallo. La situazione di stallo porta a che non si tornerà dietro ai confini del 24 febbraio. Sono d'accordo. Putin punta ha, diciamo, delle riserve militari molto importanti e devastanti, oggi ne ha fatto aperto riferimento. Allora, non è che così ci troviamo di fronte a una prospettiva di 20 anni di guerra, e questo è un punto che naturalmente devasta ancora di più l'Ucraina. La seconda questione è, l'unica cosa che si può fare è quella di... Perché non fa l'Europa un'iniziativa politica nei confronti di Biden per cercare di spingere Biden a parlare con Putin e a trovare una... che è quello che non è ancora accaduto finora, cioè un incontro Putin-Biden, non potrebbe essere un elemento, un primo elemento per arrivare a un tentativo di tregua? Sì, prego. Certo, no, scusi, perché no, ci sono due elementi. Allora, primo, ma la domanda era a tutti e due, a tutti e due è uguale. Faccia fare, però sullo due, stesso però punto, devo replicare a delle cose perché sì. Sennò allora, replica a Appendino e allora, poi Calenda, diciamo, su questo. Allora, prego. La prima, io non ho mai detto, il Movimento 5 Stelle non ha mai detto, chiariamolo, che vogliamo la resa dell'Ucraina, tant'è che ci siamo subito schierati, abbiamo anche sostenuto i primi, non l'ho interrotta, no, ma domanda, mi hai interrotto, se non mi dai le armi, chi vince? Abbiamo anche sostenuto i primi di armi, se non gli dai le armi, sono 12 mesi. Sono 12 mesi che continuiamo a inviare armi con una crescita. Io le sto dicendo che io non sono disposta a far sì che il mio paese, la NATO, entri in guerra. E quindi questa strategia che si è dimostrata fallimentare, non sto spostando, sto rispondendo. Non c'è sul tavolo, ha spiegato Charles Michel. Siccome sono mesi che chi sostiene quella linea come lei, che succede? Succede? Mi rispondi che succede? Secondo il suo ragionamento, vincete, noi dobbiamo la vostra mandare la vostra il linea. Passaggio, ma questo gli si uomini? Chiama strawman argument. Questo no, lei non sta non rispondendo perché no, gli italiani risposto, devono no, sapere. Ho risposto se no, no. Ho risposto se, no. Appunto, se la stiamo, rispondi tu a me. Mi faccia finire. No, rispondi tu a me a una domanda. Cosa succede se vince la tua linea e non mandiamo le armi oggi? Io le sto dicendo una altra cosa io le sto dicendo, ma non sai che l'escalation militare, ma ci arrivo, mi faccia finire, che l'escalation militare, ok, ma l'escalation militare che siamo d'accordo che è in atto o non è in atto? Certo che è in atto. Ok, benissimo, per siamo d'accordo che adesso a differenza per colpa di chi? Dell'Occidente? Io non sto mettendo in discussione la nostra appartenenza all'Occidente e quindi se gli leviamo le armi chi vince? Siamo d'accordo che l'escalation è in atto? Siamo d'accordo che siamo passati dai giubbotti antiproiettili ai carri armati? Chiara, non mai risposto. Ma la decisione che dobbiamo prendere oggi, Chiara, è se gli levi le armi chi Zelensky vince? Ci sta chiedendo i caccia, le armi le hanno in questo momento? Allora, va bene, non riusciamo, vogliamo delegare a Erdogan. Calma. Allora, io ho risposto, ti ho detto, la strategia le hanno in questo momento, il nodo è un altro. No, scusami. Lei sostiene l'escalation militare e non mi fa finire il ragionamento. No, vabbè, l'hai finito 100 volte, ma ripeti sempre la stessa cosa. No, non è così, perché non ha a che fare con la questione questa. Calma. Domani vince la linea in tutto l'Occidente del Movimento 5 Stelle, perché Conte, l'erede di Berlinguer, convince, vai. Ma questa cosa succede? Su cosa succede, punto, cara Appendino? Stiamo sul punto. Succede che evitiamo Putin arriva a Kiev. Okay. L'argomento. Putin arriva a Kiev. La risposta che tu non mi hai dato è questa. La risposta che io ti ho dato è che non voglio l'ingresso diretto. Aggiungo una cosa. Lei ha perfettamente ragione. Bisogna arrivare a questo punto. Ma gli ucraini, che fino a prova contraria sono un popolo attaccato e aggredito, dicono: noi non siamo pronti a rinunciare a parti del nostro territorio. Perché dobbiamo arrivare a una tregua? Perché vogliamo difendere la nostra indipendenza. Aggiungo un punto. Putin ha detto in 500 interviste, scritto, dichiarato, che lui vuole riportare 25 milioni di russofoni all'interno della Russia. Ha iniziato in Georgia, ha proseguito con il Nagorno-Karabakh, ha proseguito con la Siria, con il Mali e ha proseguito con la Crimea. Se non viene fermato, quello che succederà la prossima volta sarà un paese NATO. Kaliningrad, va bene. Trasnistria, Moldavia. Allora, andiamo dritti verso la terza guerra mondiale con il rischio di bomba atomica la sua perché linea, dobbiamo armare avanti. Guardi, avanti, Appendino, la sua linea era quella di Neville Chamberlain,
che pensava di poter fare la pace con Hitler, è finita con la Seconda Guerra Mondiale. Io eviterei di ricordare le guerre mondiali, perché vorrei evitare una terza guerra mondiale. Tre libri di storia, non 300. Spero anche lei, sono sicura anche lei. Ma quello ha provocato la Seconda. Vede, lei, questo è un problema, perché non conoscete la storia. Quella politica chiamata appeasement, che è quella che state dicendo voi, no alle armi, cedere ai dittatori, ha finito per far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Noi non abbiamo mai detto di cedere ai dittatori. Ma se non mi dai le armi, che succede, Appendino? Allora, che succede? Mi vuoi rispondere? Allora, vinci tu. Devo dare la pubblicità. Ma posso avere la risposta a questo? Le armi oggi l'Ucraina ce l'ha, il punto. Ma non è vero. Ma non è vero. Una nuova strategia. Non è vero. Un altro posizionamento. Scusate, una nuova strategia, dice. Dallo stop alle armi a una nuova strategia. Va bene, allora. Rimane così. No, non è vero. Che allora, volemo sempre. Allora, Chiara Appendino perde il treno. Sicuramente. Devo dare la pubblicità. Non sia mai. devo dare la pubblicità. È una discussione molto interessante e meriterà un nuovo round, sicuramente, perché adesso arriva un'inchiesta che è molto forte sulle case. Insomma, chiama in ballo in particolare il sottosegretario Durigon, ma in qualche modo anche il possibile futuro presidente del Lazio, Rocca. Ne parliamo, farà discutere. Pochissimi minuti, rimanete qua. Rocca, salve. Ci siamo visti qualche giorno fa, però non mi aveva detto della sua di casa a Cortina d'Ampezzo. Qual è il problema? I cittadini del Lazio che l'andranno a votare se lo sognano uno sconto del genere, diciamo. No, perché è un condominio grande, quindi siamo in tanti. Per quale motivo? Dove sta? Dove sta il crimine? Ma veramente voi provate a cercare fango dove non c'è. Allora, è tornato Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, e il vice direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi. È venuto qui, c'erano tutti i vice direttori stasera qua. Alessandro De Angelis, ciao. Ciao, vice direttore di Huffington Post, anche firma della Stampa. Con il Domani, diciamo, abbiamo fatto insieme un'inchiesta, questa esclusiva è uscita stamattina sul quotidiano Domani ci saranno gli aggiornamenti, e stasera vedete con l'inchiesta di Salvatore Gulisano che cosa accomuna un sottosegretario al lavoro e un possibile, probabile futuro presidente del Lazio. Che cosa li accomuna? Una bellissima casa, un bellissimo appartamento, comprato come, pagato come, Salvatore Gulisano. Salve. Velocissimo, lei quando ha aperto la campagna elettorale ha parlato dell'importanza dell'emergenza casa, cosa farà? Beh, sicuramente un impulso all'Ater, di vedere insomma questa maniera come ha lavorato, poi sul piano della rigenerazione, favorire, in questo momento mi sembra che sono favoriti soltanto i quartieri ricchi, invece bisogna comunque fare in modo che ci sia una premialità per i quartieri, per gli altri quartieri. Chissà se quando ci rispondeva sulle case e parlava di quartieri ricchi, Francesco Rocca, candidato alla regione per il centrodestra, ha pensato anche solo per un momento alla sua di casa. 186 metri quadri in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, il consorzio di via Cortina d'Ampezzo, uno dei simboli di Roma Nord. Strada privata con telecamere di sicurezza ovunque, cura del verde, pulizia e sorveglianza privati. Una zona dove le case costano tra i 4 e i 5 mila euro al metro quadro. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Chiamavo per l'annuncio dell'appartamento di via Calalzo. Volevo sapere che margine di trattativa c'era sul prezzo di 820.000 euro. Questo è un prezzo che non abbiamo mai cambiato. Probabilmente la proprietà non desidera abbassare più di tanto. Quest'altro appartamento, sempre in zona, viene oltre 1 milione di euro. Sono 192 metri quadri. Mi sa dire quant'è, può essere il margine di trattativa? No, no, è bella, la casa è messa benissimo, quindi io credo che ci sia poco margine. Tra 820.000 e 1.100.000 euro per appartamenti delle stesse dimensioni, nella stessa zona. Quanto avrà pagato invece Francesco Rocca? Quello che siamo in grado di mostrarvi è l'atto originale, stipulato il 26 ottobre 2022, pochi giorni prima di ufficializzare la sua candidatura, e dice 571.740,35 euro. Questa è la pianta dell'immobile, 9,5 vani, compreso non solo il posto auto scoperto, ma anche cantina e box privato. Decisamente un ottimo affare, soprattutto se andiamo a visitare alcuni appartamenti delle stesse dimensioni nella stessa zona.
Sono 200 metri quadri. Certo, 90 più la percentuale di area scoperta. Entrando c'è questo splendido salonetto, una vista bellissima. Non costruiranno più qua davanti. Beh. Quando parto. Camino funzionante, dal bagno muro, 7 ante. E poi c'è la cabina armadio. La cabina armadio che è la gioia delle donne. Il prezzo con box e tutto era di 1.050.000. Sì, sì. Rocca invece, lo ripetiamo, ha pagato per un appartamento delle stesse dimensioni nella stessa zona meno di 600.000 euro. Com'è possibile? Semplice. Rocca ha comprato dall'Empaia, l'ente che si occupa della previdenza degli agricoltori, con uno sconto per gli inquilini del 30% su delle quotazioni di partenza già piuttosto generose. Un illecito? No, perché lo sconto è previsto per tutti gli inquilini da almeno 3 anni e Francesco Rocca risulta da Rogito inquilino di questo appartamento dal maggio 2019, giusto in tempo per lo sconto. E quando aveva deciso l'ente di dismettere le stesse case? Questa è la prima delibera di Empaia del 2015 in cui si parla di dismissioni per un altro complesso immobiliare, ma si parla già di sconti fino al 30%. Di anno in anno seguono altre delibere precedenti all'ingresso di Rocca, citate nello stesso atto di compravendita, e insieme ad altre delibere più recenti permettono a Rocca di comprare con uno sconto di oltre 200.000 euro. Però la casa e soprattutto le persone più fragili saranno al centro della mia azione. La casa, al centro dell'azione. Ma bisogna dire che il candidato presidente della regione per il centrodestra non è l'unico ad aver usufruito degli sconti Empaia. Tra gli altri spicca il nome del sottosegretario Claudio Durigon. Li abbiamo visti vicini nei vari eventi in questa campagna elettorale, ma sono anche vicini di casa negli appartamenti Empaia del consorzio di Via Cortina d'Ampezzo. Le persone che non hanno colmato se ne sono andate perché avevano solo il 5% di sconto, solo perché non erano tanti anni che abitavano qua, mentre invece chi abitava da un bel po' ha avuto il 30%. È già tanto quindi che si sapeva che vendevano? Sì, infatti qualcuno è venuto già da 4-5 anni con le regioni, questo erano amici della dirigenza dell'Empaia. Ah, che sono venuti, sapendo che già si vendeva. Già che poi fra 3-4 anni si vendeva, insomma. Ah, ok. Poi si sono fatti i calcoli. Chi sapeva prima quindi è entrato e dopo pochi anni ha comprato con lo sconto del 30%. La casa di Durigon è in questo stabile, più piccolina di quella di Rocca, solo 169 metri quadri e anche il prezzo è più piccolo, 469.109,03 euro. Anche qui, composto auto coperto e cantina, manca solo il box rispetto alla casa di Rocca. Quanto costa un appartamento di una metratura simile nella stessa via? Questa era quella da 8,50. Le conversioni sono 177 metri quadrati. Molto bello perché abbiamo il tramonto su questo lato. E tutto sempre comunque consorzio, diciamo, questo esatto. Gruppo. Vengono pagati la quota, ma la strada sono sempre pulita, non ci sta una buca. Rispetto a questo appartamento, Durigon ha speso quasi 400.000 euro in meno. Anche per lui sconto inquilini, in teoria. Il problema però è che l'inquilino dell'appartamento ufficialmente non era lui al momento dell'acquisto. Ma come dice lo stesso Rogito, dal 2017 in locazione era il sindacato UGL, di cui allora faceva parte Durigon. Le delibere disponibili sul sito Empaia dicono tutte che per accedere alla vendita con sconto a comprare siano i conduttori o al massimo dei loro familiari. Invece nel contratto di acquisto, UGL semplicemente aveva indicato il signor Durigon quale soggetto utilizzatore. E infatti la parola utilizzatore è la parola che compare in una delle delibere che ci è stata inviata oggi da Empaia, delibera del 2021, quando Durigon quindi è già dentro l'appartamento da 4 anni. E alla fine a comprare i 9 decimi dell'appartamento non è nemmeno l'utilizzatore Durigon, ma la compagna Alessia Botta, che usufruisce così anche dell'agevolazione prima casa. Pronto? Sì, Capone? Sì. Senti, io la chiamavo per la casa di Durigon. UGL era intestatario dell'affitto, gli oneri erano in carico a Durigon. Però il primo anno invece avete pagato voi, diciamo, dal 2017 al 2018, quello me lo conferma. Allora, certo che glielo confermo, perché i dirigenti apicali hanno la possibilità di fruire di quello che è il servizio di foresteria. Certo, 170 metri quadri a Via Cortina d'Ampezzo è un bel servizio di foresteria, diciamo. Certo. Diciamo, per essere più tranquilli potevate fare una voltura del contratto, ecco, così almeno non c'erano sospetti che avete continuato a pagare voi. Chiederò conto all'amministrazione perché non l'hanno fatto. Di certo Durigon non ha
usufruito oltre il marzo 2018 del nostro pagamento. L'ufficio amministrazione mi ha detto così. Presenterete dei documenti per dimostrarci che pagava Durigon invece che voi? Io non devo dimostrare alcunché, mi consentono. In realtà da Empire hanno confermato anche oggi che a pagare tutti i mesi regolarmente l'affitto non è stato Durigon, ma l'UGL. Abbiamo chiesto invano a UGL e Durigon di darci prova che il sottosegretario abbia in qualche modo rimborsato l'affitto pagato per oltre 4 anni per il lussuoso appartamento di via Cortina d'Ampezzo, ovvero dal 2018 al 2022, anni in cui Durigon è stato anche sottosegretario al lavoro con delega a relazioni industriali e politiche previdenziali, occupandosi quindi sia del settore che riguarda UGL che di quello che riguarda Empaia. Aspettiamo Durigon all'evento di campagna elettorale della sua Latina, ma il coordinatore regionale della Lega non si presenta. Troviamo però il suo candidato presidente e vicino di casa Empaia, Francesco Rocca. Rocca, salve. Ci siamo visti qualche giorno fa, però non mi aveva detto della sua di casa a Cortina d'Ampezzo. Qual è il problema? I cittadini del Lazio che andranno a votare se lo sognano uno sconto del genere, diciamo. No, perché è un condominio grande, quindi siamo in tanti. Per quale motivo? Dove stai? Dove sta il crimine? Ma veramente voi provate a cercare fango dove non c'è. Quindi 190 metri quadri a via Cortina d'Ampezzo, uno dei quartieri più esclusivi di Roma. Lei mi dice che 570.000 euro, diciamo. Innanzitutto sono 167, quindi si informi meglio, sono 167 metri quadrati. Ci siamo informati bene e informiamo anche Rocca che la sua casa ha una superficie catastale totale di metri quadri 186, senza contare gli 8 metri quadri dello spazioso locale cantina, i 23 dell'ampio box auto e i 14 del posto auto scoperto. È una palazzina molto vecchia, quindi non è pagata. Più box auto, posto auto scoperto, cantina. Pagata 600, quasi 600.000 euro, quindi vado a informarsi quelli che sono i prezzi. Oggi che cosa si compra a Cortina d'Ampezzo con 600.000 euro? Lei la compra nel 2019 quando già si sapeva che avrebbero venduto. No, non si sapeva. Non si sapeva. Questo lei lo ha detto, adesso ci prende una querela. Va bene? Perché, va bene, lei mi trovi un atto che si 2015, diceva... 2016, 2017, delibere dell'Empaia che si sarebbero vendute le case. No. Le trovo, le faccio anche vedere. Stavano online. Ce l'ho qui nello zero, se vuole le faccio vedere. Ascolti, stavano online, l'affitto io l'ho trovato online, guardai l'IMG, le case dei giornalisti e dell'Empaia e ho trovato la casa. Quindi lei l'ha scoperto, diciamo, online? Online. Mi dica che cosa c'è. Gli altri cittadini non sono stati in grado di trovare online case con lo sconto del 30%. Lo trovo. Grazie. Lei si prende una querela, signore. Non la imbarazza una cosa del genere? No, mi imbarazzano giornalisti come lei, un delinquente. Allora, questa è la ricostruzione della vicenda. Da chi cominciano? Emiliano Fittipaldi. Poi c'è stata una lunga nota del candidato al Lazio, alla presidenza del Lazio Rocca, che dice... È tutto regolare, io ho semplicemente usufruito di uno sconto del 30% che è quello che spetta a tutti gli inquilini che stanno lì da almeno 36 mesi in quegli immobili dell'Empire, insomma. Rocca, mentre usciva, cioè, mi ha mandato un messaggio adesso con la foto di un appartamento di 160 metri quadrati che adesso è in vendita nella sua stessa via, dicendo, non fa nessun commento, dice cosa 535.000 euro, quindi mi sta dicendo che lui addirittura non ha fatto un buon affare. Io adesso non so il prezzo più basso, meno basso, la cosa che conta dal punto di vista politico è molto semplice. Noi abbiamo un'emergenza abitativa a Roma pazzesca, c'è gente che occupa le case in maniera illegale perché non riesce a pagare l'affitto e abbiamo tre politici, perché poi adesso ho citato anche nel pezzo che ho fatto stamattina Frattini, scomparso prematuramente, e che viveva nello stesso comprensorio di Durigon, che ha comprato quasi contemporaneamente ai tre, un anno più, un anno di meno. Come dice la fonte, che però è stata sentita, qualcuno dice forse lo sapevano prima i soliti amici degli amici, cioè sono entrati... guarda caso, pochi anni prima per fare i 3 anni aveva il 30% di sconto? Rocca dice di no. Rocca dice, io sono andato sul sito internet, non sapevo nulla e quindi ho avuto una grande botta di fortuna a ottenere il 30%. Adesso dice che non ha fatto un buon affare, ma comunque... Sono esattamente 36, 3, 36, 40 esattamente mesi, esattamente 36 mesi. Entra, al momento in cui viene venduto l'immobile a lui. Ripetiamo per evitare causa, però... Corele, non c'è niente di... illecito, no. Almeno ad ora. È un'indagine giornalistica. Assolutamente. Se su Rocca, diciamo, c'è un pochino il sospetto dei soliti
noti della quella che un tempo si chiamava la casta, che oh, un grande colpo di fortuna accedeva, diciamo, in qualche modo a questi colpi di fortuna che ricordiamo Svendopoli di Vittorio Feltri, ricordiamo che Affittopoli, scusami, oppure Svendopoli dell'Espresso. Ci sono anche un sacco di leader di sinistra che in passato hanno contato con sulla sconto. Casa sono in tanti che sono inciampati, però sì. Invece su Durigon c'è un elemento che naturalmente anche lì, allora Durigon stesso meccanismo, però lì ci sono due questioni. La prima è che l'affittuario è cioè l'affittuario è l'UGL, il sindacato il di cui lui era, di cui lui è, cioè l'Empaia affitta a UGL, che è il sindacato di cui lui era un alto dirigente. L'UGL la dà a lui, paga l'affitto il primo anno, sicuramente, dichiaratamente. 4 mesi in realtà. Per quando lui è dirigente. Poi lui va in politica, siamo nel 2018, primo governo giallo-verde, no? Lui va a fare il sottosegretario al lavoro, se non mi sbaglio, già. E quindi a quel punto lì non è più nell'UGL, a quel punto dovrebbe uscire dall'appartamento oppure pagare lui. Dalle nostre ricostruzioni, credo anche dalle vostre, è l'UGL che ha continuato a pagare l'affitto all'Empaia. Allora noi ci domandiamo, probabilmente Durigon avrà rimborsato l'UGL. Non lo sappiamo. Ci sono ma vari se l'ha rimborsata, come l'ha rimborsata? In contanti, con bonifico. Noi abbiamo chiesto a Durigon e all'UGL di farci vedere per il rimborso e non abbiamo avuto risposta. Abbiamo la certezza, però, perché abbiamo parlato col direttore generale dell'Empaia, domani facciamo un'intervista al direttore generale dell'Empaia, che dice noi non abbiamo mai visto i soldi di Durigon. Anche quando era già sottosegretario al lavoro, era l'UGL, abbiamo quindi sempre avuto l'UGL. Quindi la domanda è chiedere all'UGL come hanno regolato i conti con però Durigon. In realtà una voltura, cioè un subaffitto, che questo sarebbe un subaffitto, il direttore generale dell'Empaia ha detto che non è possibile, nel senso che tu non puoi subaffittare una casa con un altro locatario. Quindi c'è comunque un problema piuttosto rilevante. C'è un altro problema di conflitto di interesse, esatto, che sottolineava bene Salvatore e il vostro servizio. L'Empaia è un ente previdenziale che ha una natura pubblica, anche se è un ente di diritto privato da qualche anno a questa parte, dal 94 quando hanno cambiato la legge, ed è sotto il controllo e sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro. Chi ha attualmente la delega ai controlli sugli enti previdenziali? Durigon. Quindi lui è riuscito prima a affittare e poi a comprare, attraverso l'UGL, e poi a comprare lui, anche se non si capisce come ha fatto, visto che secondo delibere dell'Empaia soltanto l'UGL poteva comprare, perché era il conduttore, l'affittuario, nel contratto c'è scritto, l'UGL dice che però l'utilizzatore finale dell'appartamento era Durigon. Non solo, ma la casa viene affittata per 9 decimi dalla moglie di Durigon. Non è moglie, è compagna. La compagna che così anche lo utilizza come prima casa e la prende come prima casa. Fino a 5 mesi prima era vietato che loro comprassero, era vietato da parte di non familiari dei conduttori, che dovrebbe essere UGL, a comprare. Sì, hanno inserito 5-6 mesi prima una nuova delibera per cui gli affetti stabili, non unioni civili, una convivenza, anche che ne so, Donzelli e il sottosegretario del Mastro convivono insieme e quindi tu dici no, io convivo con lui, allora a quel punto la puoi comprare. E quindi vedi la modernità, caro Borgonovo, no? Sì. Ora ricordo che Durigon si è dimesso da sottosegretario del governo Draghi per aver fatto un'infelice battuta sul parco di Latina. Voleva nominarlo Parco Mussolini. Parco, insomma. Falcone Borsellino, così chiamato nel 2007, ha avuto la bella idea di chiamarlo Arnaldo Mussolini. E si è dovuto dimettere. Se Durigon non spiega chiaramente, visto che sulla vicenda della casa, secondo me, c'è un pezzo del pubblico che ci sta ascoltando che ha, forse si arrabbia ancora di più, anche se mi sono arrabbiato moltissimo ovviamente rispetto alla questione del parco di Latina, beh, ha un problema sicuramente. Allora, De Angelis e Borgonovo, su questa inchiesta che cosa emerge secondo voi, che commenti fate?
Innanzitutto consentimi, non è una, diciamo, un atteggiamento corporativo da giornalista o compiacente verso l'ottimo collega, che l'atteggiamento del candidato alla Regione Lazio nei confronti dell'immiato è del tutto inaccettabile, perché insomma, ma se uno non ha niente da nascondere, se è tutto in regola, tu rispondi, nell'arco di 30 secondi ha minacciato una querella e ha dato del delinquente. Ora, un uomo pubblico che si amministra è molto giusto questo. Evidentemente. Deve avere anche una certa... Voglio dire, se sei delinquente devi dimostrarlo, altrimenti siamo un'aggressione verbale che non è accettabile. Sì, cioè tu puoi anche considerare una grandissima scocciatura il tutto, puoi anche stare sotto pressione in una campagna elettorale, ma se è tutto regolare dici vabbè, ci diamo un appuntamento, mostro le cose, eccetera, no? E ne esci ancora meglio. Però giornalisticamente, anche oltre a queste ottime inchieste vostro e di Emiliano, anche questo atteggiamento fa parte del racconto, perché insomma, se è nervoso, io non voglio sembrare malizioso, ma io, se tu mi chiedi casa mia e vieni, ti mostro tutti gli altri, sto tranquillissimo, non lo so. Ma non hai comprato l'allenza, esatto. al 30%? No, e non ho trovato, ti devo dire, oggi, adesso andate a cercare tutti questi siti internet, stavo una frana io, non ho trovato niente. Allora, la casa è un grande classico, Corrado, quante ne abbiamo, da quella di Scaiola, appunto, a Fittopoli, tutte le cose, da proprio l'idea della casta che trova un qualche sistema per pagare di meno. Ecco, la banalizzo, no? Nel caso di Durigon credo che ci sia un elemento di gravità, di conflitto di interessi ancora maggiore, e vedo che c'è un filo comune, per trovare un gancio anche con la prima parte della trasmissione, perché insomma tutti questi sottosegretari che con una grande disinvoltura usano il loro ruolo pubblico, chi per fare propaganda, diciamo, sul caso Cospito con gli atti segretati di cui hai diffusamente parlato, chi per comprarsi una casa, insomma c'è un atteggiamento che è eticamente molto discutibile e che poi nel caso di Durigon cozza apertamente con questa narrazione. Allora io ribadisco, perché non mi piace prendermi querele e lo dico chiaramente, noi in questo momento non stiamo facendo un processo a Durigon, però essendo Durigon un uomo di governo, tra l'altro che ha un ruolo anche che riguarda, come abbiamo ricordato, sia l'Empaia che i sindacati in quanto sottosegretario al lavoro, al welfare. Allora, l'idea di come abbia prima pagato l'affitto e poi comprato questa casa, con quali procedure, con quale, diciamo, documenti tracciabili, eccetera, è un elemento rilevante, diciamo, per l'opinione pubblica. Tutto qua. Quindi, siccome non ci è stato detto, cioè non ci è stato detto come c'è il passato, perché noi abbiamo chiesto all'UGL e l'UGL ha detto noi ci rifiutiamo di prestarci a questa strumentalizzazione, quindi non vi diciamo quali sono i documenti che documentano il passaggio di denaro tra Durigon e l'UGL. Però insomma, questo ricordiamo, mi sembra, che i denari un atteggiamento scarsamente trasparente. Ricordiamo che i denari dell'UGL sono denari dei tesserati dell'UGL. Sono degli iscritti. I sindacati tutti quanti prendono anche soldi dallo Stato attraverso i lavori che quindi, fanno. E quindi sapere è giusto il rapporto economico tra l'UGL e come è tracciato e Durigon, secondo noi è un'informazione importante. Borgonovo, un commento sull'inchiesta. Ma diciamo che questo mi sembra un po' un residuo di un'epoca vecchia, appunto avete citato la casta, che secondo me quella è stata una stagione che ha fatto dei danni terribili, perché ha fatto pensare che tutti i politici fossero dei malfattori, dei ladri, invece non è così e la politica è importante. Restano, se ha avuto qualche effetto positivo è stato quello di far venire fuori alcune di queste cose che erano anche peggiori in passato perché pagavano cifre molto minori. Mi ricordo, perché l'avevo seguita, mi pare che la compagna di Pisapia stessa in un appartamento di 110-120 metri quadri pagasse 9.000 euro d'affitto l'anno in una città dove ti chiedono 1.900 euro d'affitto al mese per una casa che è meno della metà. A me la cosa che colpisce di più, prima di tutte le vicende, è chiaro che se è una cosa regolare, fine, ne risponderanno agli elettori, no? Che hanno visto la cosa e si faranno la loro idea. A me la cosa che stupisce di più è che un sindacalista debba avere una casa di quelle dimensioni, come cos'è che ha detto Foresteria. Cioè, secondo me, se fai il sindacalista, ti puoi anche accontentare di qualche cosina in meno. Di 80 metri quadri. No, visto, diciamo, che vai a difendere della gente che vive in appartamenti, non solo a Roma, anche a Milano,
se ne discusse in maniera caricaturale per la storia della bidella che andava su e giù, ma lì il problema esiste degli affitti enormi. E infatti, ma non soltanto, ma ci sono gli elettori appunto, e ci sono anche quelli che hanno le case, che abitavano nelle case Empire, che magari erano, l'Empire nasce... l'ente degli addetti all'agricoltura. Agli addetti all'agricoltura. Ci sono queste persone che ci racconta Salvatore Gulisano che sono sotto sfratto da queste case perché non riescono a comprarsele. Voi abitate tutti qua sopra, no? Gli sì. Appartamenti, lei dove? Quarto piano. Lei invece? Terzo piano. Terzo piano. Primo piano, questo qui. Quindi tutti diciamo qui, in questo stabile qui dietro, quante famiglie siete? 28 meno 3 che sono di Sicilia. 25. Abitiamo questi immobili da circa 35 anni, praticamente abbiamo cresciuto i nostri figli in questi immobili. E adesso ci ritroviamo con un'età molto avanzata, dove su proposta dell'Empire è un po' difficile trovare una banca che ci dia un mutuo per acquistarla. Quanti di voi hanno comprato? Nessuno. Se io devo comprare una cosa, sì, che lei mi fa lo sconto del 30% e lo pago praticamente a prezzi di mercato, qual è lo sconto? Economicamente non ce la facciamo. Quindi stanno chiedendo la luna nel pozzo. Io ho quasi 72 anni. Mi dica lei, a 72 anni che vado in banca, mi dica che mutuo mi danno. Voi siete tutti in questo momento sotto sfratto? Sì, sì. Io il 7 c'ho l'ufficiale giudiziario, 7 marzo. È venuto l'ufficiale giudiziario insieme al fabbro dell'ente, a un medico e quindi è l'avvocato dell'Empire. Facendo terrorismo nei miei confronti. Ah, adesso lei se ne deve andare. Le conviene stare alle nostre proposte in maniera che poi sta tranquilla. Però io ho trovato una persona talmente gentile che quando mi ha suonato, che mi ha detto che ero l'ufficiale giudiziario, quando è salito se ne è accorto che io ero bianca come un cadavere, mi ha detto signora stia tranquilla, si metta seduta, stia tranquilla. Ci ha avuto paura lei? Io sì, perché non mi era mai capitata una cosa. C'ho 80 anni. Che dove vado? Non è che abbiamo una pensione che io posso dire che ti può permettere un appartamento o pagare. Se sta insieme basta. Se cerca da sta insieme, via. Ci poteva dare una mano magari il politico che ha preso casa via Cortina da un pezzo. Visto che lui è riuscito a prendere la casa a prezzi... È qui, quindi magari ci può dare una mano a noi, che stiamo in questa situazione, magari ce le fa vendere a prezzo equo anche a noi. Quello che, dice questa signora è una rottura narrativa potentissima rispetto alla retorica del populismo, no? Perché il populismo, Salvini, Meloni, che ci hanno detto in questi anni, noi difendiamo il popolo contro i potenti, no? Qui c'è il classico caso cui su un tramo concreto il potente trova il sistema per e il popolo resta, che non c'ha una lira il popolo non c'ha una lira, cioè è il potente che te lo sconto l'avrebbero anche loro ovviamente, certo. Spiegamolo, nel senso sì, che certo, il 30% loro dicono, il problema è loro dicono Rocca, Duricon, gli altri che l'hanno preso, ma noi non abbiamo fatto niente normale, facciamo come tutti, solo che non sono come tutti, esatto. Loro non sono come tutti, dovrebbero dare l'esempio, cercare di non dico che sono loro, ma di non intrufolarsi diciamo in casa all'ultimo secondo, non dare nemmeno l'impressione, no? Di farlo, anche se poi l'hanno fatto e veramente come dice Rocca lo ha trovato sul sito e guarda caso ha avuto, certo, questo colpo di fortuna. C'è un tema di esempio, no? C'è un tema sì, di forse il 30% di sconto, cioè, la famosa questione appunto degli enti è una questione su cui forse dovremmo fare una riflessione seria, perché cioè, le case degli enti dovrebbero essere messe a disposizione di persone che ha più bisogno, non occasione di speculazione di chi ha facilità d'accesso al credito, ai mutui, ha già ottimi stipendi. Ma poi c'è quell'effetto che la sensazione che si ha anche per gli enti e lo stretto legame che gli enti hanno essendo vigilati dal pubblico, che uno può utilizzare, non è questo il caso, ma un ente, un vertice di un ente, ce ne sono tanti, può utilizzare queste case per fare relazioni istituzionali con la politica. E questa è la cosa, il sospetto che quando incrociamo storie del genere dà molto fastidio.
Linda ha calcolato anche sì. I costi delle case, no? Diciamo, in generale, per capire quanto costano alle persone comuni, insomma, c'è un dato interessante che misura questo costo in anni di stipendio. Lo ha fatto Tecnocasa, l'ufficio studi di Tecnocasa, questo calcolo. Quanti anni di stipendio servono per comprare case in Italia? Parliamo di un immobile medio, non di lusso, di 85 metri quadri e diciamo una retribuzione Istat da lavoro dipendente a tempo pieno tra i 7 e i 13 anni, e alcune delle città 13 anni di stipendio nel caso ipotetico in cui dovessimo mettere tutto sulla casa. E vi faccio vedere alcune città, perché Milano è sicuramente la più cara in assoluto, 13,2 anni, e subito dopo c'è Roma, appunto, di cui stiamo parlando, Firenze 9 anni, Bologna 8 anni, la media delle grandi città è di 7 anni di stipendio. Ecco, questo per capire a che punto siamo. Di stipendi siamo. Comuni, non degli stipendi di un ministro, di un parlamentare, insomma. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo. Quando voi rimanete naturalmente qui incollati, perché vi faccio conoscere un personaggio molto controverso di cui si discute molto in questo momento, è un imprenditore, sta un po' nei guai in questo momento per un'inchiesta della Finanza, è un sostenitore della destra, del centrodestra nel Lazio e anche in Lombardia. E insomma, c'è un pezzo tutto da raccontare, tutto da vedere. Però ripartiremo con i nostri ospiti, ci raggiungeranno altri ospiti, tra cui il nostro caro amico David Parenzo, ma vi faccio anche poi vedere i sondaggi, quindi rimanete incollati qua. Allora, ci ha raggiunto Stefano Bandecchi, fondatore e presidente dell'Università Niccolò Cusano. Buonasera. Presidente della Ternana Calcio e anche presidente del Partito Alternativa Popolare, che sostiene Rocca nel Lazio, segretario. Fontana in Lombardia, segretario, e ha dei candidati che si presenteranno qua, ed è un uomo sotto i riflettori, perché la sua università è stata oggetto di un sequestro di 21 milioni di euro per una sospetta evasione fiscale. C'è un'indagine in corso, sono usciti degli elementi anche in qualche maniera, come dire, un po' colorati, diciamo, sulla sua vicenda. C'è sempre Francesco Borgonovo, Alessandro De Angelis e Emiliano Fittipaldi. Ci ha raggiunto il nostro amico David Parenzo. Buonasera, che conoscete, conduttore di In Onda il sabato e la domenica, e anche ovviamente conduttore della Zanzara insieme a Giuseppe Cruciani. Allora, io farei una cosa. Prima, intanto vi voglio dare i sondaggi, perché i sondaggi interessano sempre a tutti. Poi cominciamo a parlare, perché il racconto di Bandecchi ci porta un po' più dentro anche però il racconto della destra, diciamo, che ambisce a governare nel Lazio e che sostiene che c'è dietro Rocca. Stasera, diciamo, siamo un po', il focus è appunto su Francesco Rocca. Allora, vediamo i sondaggi in generale. Comunque, Fratelli d'Italia oggi, secondo Index Research, è al 30,7%, con una leggera salita di più 0,2%, il Movimento 5 Stelle 17,7%, Partito Democratico al 15,2%. E qui sono i primi tre partiti. Andiamo avanti. La Lega all'8,5%, Azione e Italia Viva, il terzo polo, insomma, al 7,9%, Forza Italia al 6,6%, poi Europa Verde e Sinistra Italiana al 4%, più Europa al 2,9%, Italia Exit 2,2%. Andiamo avanti, che abbiamo anche sondato la questione del 41 bis, sospendere il 41 bis per cospito, no per il 66,8%, sì per il 10,6%. E quindi l'opinione pubblica su questo è molto netta, non sanno rispondere il 22. Cartello successivo, il 41 bis secondo il campione è giusto per combattere mafia e terrorismo, sì 61,6%, è una barbarie, andrebbe usato il meno possibile, 19,6%, è giusto ogni qualvolta la semplice detenzione non riesca a eliminare la pericolosità del condannato, 4,8%, anche qui opinione pubblica fortemente orientata. Ne abbiamo altri o abbiamo finito? Benissimo, allora cominciamo con la vicenda Bandecchi. Bandecchi, imprenditore dell'università, ha anche altre attività, imprenditore del calcio e anche segretario di un partito che sostiene la coalizione di Rocca. Roberta, benvenuta, le si è appiccicata addosso per un po' di tempo e fa un racconto imperdibile di lei e della vicenda. Questa è la Ternana Calcio, questa è la mia squadra. Lui è Stefano Bandecchi, presidente della Ternana Calcio, candidato sindaco di Terni, segretario del Partito Alternativa Popolare e presidente dell'Università Niccolò Cusano.
La proprietà della Ternana è della, per ora dell'Università Niccolò Cusano. Anche a causa della proprietà della Ternana, la Guardia di Finanza accusa Bandecchi di evasione fiscale per 20 milioni di euro. La finanza fa un gran casino e non ci ha capito una mazza. O meglio, la squadra che è venuta da noi è proprio una squadra di gente incompetente. L'accusa di evasione parte da questo schema. L'Unicusano possiede una lunga serie di società commerciali che vanno dalla cosmesi alla mediazione immobiliare, passando per imballaggi di generi alimentari e attività agricole. Per questo l'Unicusano non potrebbe sfruttare la tassazione agevolata prevista per le università. Andreazzoli, buongiorno. Buongiorno a lei. Oggi cosa facciamo, Andreazzoli? Ora vediamo. Va bene, al limite vengo. Ora ce la mettiamo tu. Bravo, alla fine vengo da lei. Vorrei consigliare anche al reparto lì della Guardia di Finanza che è venuto da noi, camomilla col miele. Perché se me ne hanno bisogno di parecchio. Per me qualcuno di loro va a fare l'agricoltore. Dopo questa inchiesta. Certamente, perché se non ci questa capisci minaccia, niente. Così. Questa è una promessa. Forza! Forza! Attenzione! Secondo lei, se fossimo stati oggi nel 43, avremmo sopportato la Gestapo che veniva a rompere i coglioni? Se andasse a fa culo, va. Io sto paragonando al trattamento che la Guardia di Finanza con atteggiamenti di merda con la Gestapo spesso ha, sì, alla Gestapo spesso ha nei confronti degli se imprenditori. Non fa esagerato. No, non è esagerato, è perfetto, e me ne assumo ogni responsabilità. Le spiego perché. Perché io sono, ho le spalle grosse e ancora sono vivo. Altri sarebbero morti. Questa nazione va cambiata all'origine. Per questo io faccio il segretario di Alternativa Popolare. E non escludo che molta gente con il malafede, perché semplicemente ha un pensiero politico diverso dal mio. Ma io non ho 85 anni, ho 86. Ne ho solo 62 per ora. E come lei può vedere, mi riprenda bene, sto ancora abbastanza in forma. Ma giusto? Come mai un'università, una squadra di calcio? Ancora! Perché volevo rompermi i coglioni per la squadra di calcio. Dove sta scritto? Scusi, mi dice la legge che dice che non possiamo avere la squadra di calcio? Non c'è. Di fatto l'abbiamo lei venduta. Può averla. Bravo, bravo. Adesso la sta anche vendendo. Sì, la sto vendendo perché mi sono rotto i coglioni. Quello che la tesi della Guardia di Finanza è però ci deve pagare l'IRES, perché ma, non è più solo un'università, ha tutta una serie di attività scusi, che sono commerciali. Nella Guardia di Finanza non deve rompere i coglioni, perché si apre una società che ha un amministratore, che ha una società e che paga le tasse, la Guardia di Finanza ne sta puta, deve dire grazie, grazie perché ha creato dei posti di lavoro. Lei pensa che questa questione della Ternana Unicusano avrà delle conseguenze anche sulla, senta, sulla sua candidatura a sindaco? Se i ternani sono intelligenti votano per me perché sanno che io gliela posso ripartare sta città e Terni può diventare la città più importante dell'Umbria. A me non mi cambia un cazzo. C'ho una tenuta in Inghilterra che è una favola, signora. Visto? È il nuovo Berlusconi, lo fa per noi. Il nuovo Berlusconi un cazzo, io mi chiamo Stefano Bandecchi. Sì, lo faccio per me e per voi e per i miei nipoti. Lo fa per altruismo. Sì, lo faccio per altruismo. Forza, continuiamo! Forza! 2-1. Andiamo avanti. Ragazzi, ci sono delle cose della vita che vanno fatte, ma io non andrò via, resterò qua, non mi preoccupate. Ci sono tante formule, faremo quello che dobbiamo fare, anche lo stadio e la clinica. Oh, complimenti, bravo, quello è il posto tuo, bravo. Io ho chiesto di poter mantenere il 15% di questa società. Bandecchi è sempre nella Ternana e in questa Ternana. Ci vediamo all'Unicusano. Ci vediamo all'Unicusano. Questa qui l'avete fatta? I soldi dell'evasione fiscale, che la finanza dice che questo immobile e l'altro immobile sono stati creati distogliendo i soldi dall'Università Niccolò Cusano. Prego. Stiamo andando all'interno della radio, Radio Cusano Campus. Buongiorno, una radio nazionale fondata da questa università. Cusano News 7, forse stanno andando avanti, vede c'è un telegiornale in onda. Sì, dove stiamo andando? Prego, il covo dell'evasore. Prego. Freschino nel covo dell'evasore. Ecco, grazie. Dopodiché apriamo questa sbarra. Questo lo tengo anche per abituarmi, futuro,
Al carcere. Questa è la famosa Rolls Royce. Ma prego, riprenda questa bellezza della natura da 100.000 euro d'IVA. E questa quanto vale? 550.000 euro più optional. E l'università che ci fa con questa macchina? Ci va a spacciare cocaina. L'università con questa macchina, c'è una macchina di rappresentanza. In una nazione normale, una persona che produce reddito e che paga gli stipendi e che paga i contributi dovrebbe semplicemente essere lasciato in pace. Questa Ferrari non l'ho mai guidata. Un po' impolverata. È un po' impolverata perché sta in garage. E io non l'ho mai guidata e non l'avevo nemmeno mai vista. Ora la vedo per la prima volta perché a me fa un po', dà un po' fastidio che sia una macchina elettrica. Non entrerà mai più in queste macchine, le scheramanzia. Mi fanno quasi schifo, può darsi che le vendo. O meglio, che do disposizione di venderla, perché io sono solo il presidente del consiglio di amministrazione, sono il fondatore di questa università, ma non ne sono il padrone diretto, questo è un ente pubblico, non statale. Con i soldi nostri pensavamo di poterci fare quello che volevamo. Questa però, quanto vale? Però se 600.000 euro quando la compri, ma in realtà penso che oggi si possa vendere a 1.200.000. Questa è la maglietta della Ternana, giusto? Sì, penso sia oro con diamantini. Che sport fa lei? Faccio palestra, vado a correre e poi... Mi piace tirare cazzotti in un sacco. Non con questo orologio. Molto bello, eh? Quanto vale? 28.000 euro, credo. Lei lo sa quanto è il mio stipendio? No, quant'è il suo 4 stipendio? Milioni di euro l'anno. Quindi questo. Sa quanto pago di tasse? No. 2 milioni. Tutto il resto lo spendo come mi pare. Ma questa è la maglietta che l'ha incriminata? Quindi ah, belli come la vita, neri come la morte. È un motto dei paracadutisti. Della Folgore. Della Folgore. Era anche un motto delle Brigate Nere, che erano a servizio della Repubblica Sociale. E ci posso fare io se quello era un motto fascista? Lei si sente fascista? Assolutamente no. Mi sento uno che crede fortemente in un capitalismo sociale. Sono segretario di Alternativa Popolare, un partito fondato a suo tempo da Angelino Alfano, che io ho riesumato. E in queste regionali, qui nel Lazio? In queste regionali noi siamo presenti come Alternativa Popolare nella lista Rocca. Abbiamo dato 10.000 euro a Rocca per una cena, e come università Niccolò Cusano, e Rocca le ha rimandati indietro. Non ci è rimasto un po' male? No, perché i soldi erano dell'Università Niccolò Cusano, che purtroppo in questo momento l'Università Niccolò Cusano è stata trascinata in questa situazione. È giusto che Rocca prenda le distanze dall'università. Scusi, ha mica mandato via i candidati di Alternativa Popolare dalla sua lista. Lei voleva finanziarlo ancora? Sì, io volevo dare altri 60.000 euro a Rocca e siccome conosco anche D'Amato, volevo dare anche altri 60.000 euro anche a D'Amato. Ma come fa a dare anche 60.000 euro a quella che è la sua opposizione? Lei ha i suoi candidati nelle liste di Rocca? Mi deve perdonare. Noi abbiamo finanziato persone del PD e abbiamo finanziato persone dei 5 Stelle, sicuramente di Forza Italia e sicuramente della Lega. Tajani, Ciocca, giusto? Tajani, Ciocca sono i nomi ormai più famosi. Lei ha finanziato anche Di Maio? Sì. Proprio tutti? Io finanzio degli uomini, non ho finanziato un partito, degli uomini. E a degli uomini ho dato del denaro nella legalità, tracciato in maniera normale, soldi puliti, non provenienti da evasione fiscale, e io credo che la politica debba essere fatta, perché o i politici vanno a rubare o i politici hanno i soldi. Con Rocca come siete rimasti? Siamo rimasti che facciamo questa campagna elettorale per tentare di vincere questa tornata elettorale, sia nel Lazio che in Lombardia, dove i nostri candidati sono parte della lista del candidato presidente del centrodestra. Allora, siamo tutti curiosi, Bandecchi. Intanto la prima curiosità è questa. Non ho capito bene, magari è una domanda da bischero, ma se l'Uni Cusano, la sua università, usufruisce di uno sconto fiscale, di agevolazioni fiscali, no? E anche di alcuni finanziamenti, poi con queste agevolazioni perché si comprano una Rolls Royce e una Ferrari? Cioè, cosa servono a una università una Rolls Royce e una Ferrari, mi pare SF90, meravigliosa, ibrida, eccetera, eccetera? Allora, tanto per cominciare... E anche un elicottero, possibile? Sì. Ah. Sì, sì. Allora, dopo cominciare, noi non abbiamo delle agevolazioni fiscali. Bisognerebbe entrare nel merito delle università. Quindi tutte le università italiane, sia le università gestite dallo Stato che le università gestite da privati, rispondono alle stesse identiche leggi. L'unica differenza
è che per esempio l'Università Niccolò Cusano prende dallo Stato 150.000 euro a fondo perduto su circa 100 milioni di euro di fatturato, mentre altre università statali gestite dallo Stato prendono circa 12 miliardi dallo Stato italiano. Come li usano? Non lo so. Detto questo... Non comprando le Ferrari, guardi. Le assicuro, questo le università italiane non mi risulta, scusi se la interrompo, sono affascinato dal suo racconto. Lei fa bene a interrompermi. No, sono affascinato dal racconto perché qui siamo tra i Vanzina e un film dell'orrore. Ma al di là della battuta, le università italiane, guardi, le università italiane, la Ca' Foscari ha motoscafi da mezzo milione. Le università italiane hanno bisogno la Sapienza ha macchine da 160.000 euro. Non hanno Ferrari. Su questo, amico mio, guardi. Ma lei si ferma sulla Ferrari? Ma lei si deve fermare nella sostanza. Se vuole la Ferrari la possiamo anche regalare. No. Però lei si deve fermare nella sostanza. Non accetto regali dagli sponsor. No, lei guardi, grazie, mi scusi. Però non c'è però problema. Non sono caramelle, però lei quindi stia tranquillo, non mi sono mai drogato. Lei è generoso però. Lei ascolta. Regala Ferrari molto cose. Ma lei vuole sapere le cose o vuole... No, prego, no, Bandecchi, scusi, prego, per prego. Carità, però allora, le università italiane hanno delle leggi e rispondono a delle leggi. Non è colpa mia, non le ho fatte io. Sì. Perché non sono mai stato in Parlamento, quindi non ho scritto le leggi. Ora, le leggi dello Stato italiano sono chiarissime, talmente chiare che dicono all'articolo 74, comma 2, lettera A, che comunque le rette universitarie sono defiscalizzate. Sì. Ora, detto questo, vale per tutte le università d'Italia. Quando un'università ha pagato professori, ha pagato stipendi, ha pagato contributi, ha pagato le cose che doveva pagare e quindi non ha debiti con nessuno, ha delle marginalità. Queste marginalità un'università le può usare per entrare nel mondo dell'impresa, chiaramente rispettando le leggi. Questo vale per tutte le università d'Italia. La Sapienza ha 110 società al suo attivo, 3 SPA e 54 SRL, ma la Bocconi, l'Università Statale di Milano, cioè non è che l'Università Niccolò Cusano ne ha 16. Ho visto che è una società anche in Russia. Sì, avevamo una società in Russia, dopo la guerra l'abbiamo chiusa. Detto questo... L'università quindi risponde a una fiscalità, quando arriva in fondo all'anno l'università non può dividere chiaramente utili e non ha dividendi, tant'è vero che io il mio stipendio non ho un dividendo. E quindi quei soldi si usano per comprare delle cose? Quei soldi si usano per comprare, si è pagato tutto, delle cose. Tipo la cioè, Rolls. Per creare, no, tipo però, scusi, prima della Rolls Royce, perché la finanza non si ferma alla Rolls Royce. Qui andate a banalizzare i concetti. Ma lì c'è dei milioni quella di sede, euro. Sì, però le voglio dire, quella c'è dei milioni, sede... C'è dei milioni di su 100 di milioni euro. L'anno di fatturato, mi deve permettere. Scusi, ma la squadra di calcio l'ha pagata sempre con i soldi dell'università? La squadra di calcio ce l'hanno data gratis, dopodiché noi però paghiamo la vita quotidiana. Sì. Con i soldi dell'università? Sì, certamente. Certamente. No, è interessante perché è un tipo di capitalismo nuovo, davvero, no? Io non lo so, guardi, non me ne intendo tanto, sì. Però posso sentire, intanto guardi, c'è tempo, perché è interessante questa situazione. Primo, diciamo, giro sull'imprenditore Bandecchi al centro di molte discussioni in questo periodo, anche perché lo voglio ricordare a noi giornalisti, l'Unicusano ha anche una forte attività mediatica, sì. Nel senso che la sua radio rilancia spesso ospiti politici, informa, intervista, eccetera, eccetera. Anzi, lei ha detto... L'ho trovato da qualche parte, lei ha detto la radio e la TV devono far paura ai politici. No, ho detto una cosa diversa. Siccome la nostra università nasce come università cosiddetta telematica, poi abbiamo 54.000 metri quadri a disposizione, intestati all'Università Niccolò Cusano, comprati con i soldi dell'Università Niccolò Cusano, come i 10 laboratori che ci sono dentro per un valore commerciale di circa 20 milioni, potete venirle a trovare, perché non è un caso che l'Università Niccolò Cusano sia oggi la prima università d'Italia nella ricerca scientifica in ingegneria industriale. Ora, mi dispiace che questa notizia possa risultare evidentemente fastidiosa per tutti, però questa l'ha fatto l'Ambur, non l'ho fatto io, e quindi così stanno le cose. Vuol dire che l'università i suoi soldi se li spende bene. La Guardia di Finanza contesta anche i 54.000 metri quadri a disposizione dei 700 docenti che lavorano all'interno. Ma l'ha detta, no, sta cosa deve far paura alla televisione? Glielo spiego. È una battuta fatta a dei giornalisti interni, come succederà a lei, che ogni tanto la sento in televisione. Io guardo questo programma e sento dire quando arriverà il servizio, quando qualcuno si sveglierà. Allora, all'interno di una riunione privata, molto privata, che qualcuno si è permesso di registrare e poi di dare alla stampa, io ho spiegato dei concetti precisi e rivendico ogni parola. Perché io ho detto...
Noi non dobbiamo minacciare nessuno e non dobbiamo chiedere nessun favore a nessuno, ma siccome i media sono come un'arma, e lei lo sa bene, questa trasmissione è importante, allora ho detto, nel caso noi venissimo attaccati, siccome siamo attaccati un giorno sì e un giorno no, da quando siamo nati, noi dovremmo difenderci. Chiarissimo. Quindi allora, quella chiacchierata c'è scritto Emiliano Fittipaldi, Alessandro De Angelis, comincia tu. No, scusa. No, io, tralasciando, volevo farle una domanda, tralasciando i toni che lei ha usato sulla Guardia di Finanza definita come una Gestapo, stasera è serata, e occa da delinquente al giornalista, lei da della Gestapo alla Guardia di Finanza. No, c'è una bella differenza. C'è un clima, diciamo, un po'. C'è un'indagine in corso in base alla quale lei avrebbe dovuto pagare delle tasse, diciamo, si farà chiarezza, cioè, però lei ha detto che voleva dare dei soldi a Rocca. Finanziare la campagna elettorale della sua parte politica. Quindi parliamo di politica adesso. No, chiedo, ma il fatto che Rocca non l'abbia voluti, no? Quindi che è Gestapo pure Rocca, nel senso, magari Rocca ha pensato che c'è qualcosa che non va. No, è stato. Quindi, no, però mi scusi tanto, non è che uno pensa che c'è qualcosa che non va. Cioè, guardi, non ha accettato il suo finanziamento. La Guardia di Finanza fa un'indagine, questo è lecito, giusto? Poi in questa indagine il pubblico ministero, per legge, mi dicono in Italia, dovrebbe interrogare anche noi. Ora, noi abbiamo due studi di commercialisti, perché scusi, non è pizza e fichi, no? Quando la Guardia di Finanza è venuta da noi, è venuta per riciclaggio di denaro, pensando che la nostra... No, ma questa è la sua tesi. No, però non è la mia tesi, è quello che ho scritto sugli altri. Io le sto facendo... Siccome lei si ritiene una vittima... No, ma chi si ritiene una vittima? No, Rocca sente che c'è qualcosa che non funziona. Lei non si è offeso che Rocca gli ha restituito i soldi? Assolutamente no, l'ho detto nel servizio. Noi siamo in questo momento... Guardi, c'è la gente che non viene a cena con me, c'è gente che non esce con me e c'è un barista che mi ha tirato il caffè. Borgonovo e Fittipaldi, acceleriamo un po' di qua e c'è tanto da vedere. Le chiedo questo, perché un'università dà i soldi al politico per fare la campagna? Ecco, esatto. Semplicissimo, l'università, ribadisco il concetto... Posto che lei con i soldi suoi ci fa quel diamine che le pare. Sono soldi miei. Le chiedo di spiegare perché, se vuole. Semplicemente perché io credo e ritengo che oggi la politica abbia un problema. E cioè la politica non è finanziata da nessuno. Ora permettetemi. Quindi lei finanzia tutti. Io faccio quello che mi pare. Mettiti in coda. No, ma no, io non chiedo. No, figuriamoci, vivo del mio, grazie. A me fa piacere che la faccia il simpatico, però non è così. Le voglio spiegare. È curioso il modo come. Se vuole glielo spiego. Se vuole glielo spiego. Io finanzio tutti. Guardi, io rispondo in maniera molto chiara, netta e parlo italiano. Finanzia anche gli avversari, capito? Cioè, va dato atto che non sta. Scusi, lei mi fa una domanda. Sì. Oggi in Italia il finanziamento non esiste, il finanziamento pubblico ai partiti. Allora scusatemi, voglio fare una domanda a voi. Voi non finanziate la politica? Allora non riesco a capire come facciate a sopravvivere in uno Stato dove la politica non è finanziata e dove i politici spendono un pacco di quattrini per fare politica. No, ma è l'obiezione, ora, scusa, ora ci arrivo, mi scusi, ci arrivo. Sì, scusi. Io sono un proporzionalista convinto, lei mi deve perdonare. Io non sono né uno che pensa che il presidenzialismo possa andare avanti, né nell'autonomia differenziata delle regioni. E mi scusi, sono un vecchio proporzionalista. Sono un proporzionalista, scusi, per spiegare al proporzionalista. Cioè, dice, siccome sono un proporzionalista e quindi ci sono tanti partiti... Ma guarda, ognuno è intelligente come vuole, lei ha ampi suoi orizzonti. Io li finanzio tutti. Esatto. No. Giusto? Siccome proporzionale... Ha sbagliato, allora perché alcuni partiti io non li ho finanziati. Io ho finanziato degli uomini, esistono delle procedure per finanziare la politica, le procedure le ha fatte la legge, non le ho fatte con io. Con quale obiettivo le ha finanziate? Lei insiste, glielo ripeto. No, perché vuole alimentare la politica, ma lei, per esempio, lei ha detto che voleva dare 60.000 euro ad Amato, certo. Candidato del PD. È venuto 6-7 volte nella nostra università. Però D'Amato invece ha detto che lei non gliel'ha mai neanche proposti. Ma guardi, D'Amato non l'abbiamo nemmeno fatto in tempo, perché D'Amato, se mi permette, che noi conosciamo bene perché è venuto, ripeto, 7-8 volte nella nostra università, perché comunque conosce bene la nostra università per tutti i nostri laboratori che partono da laboratori di biologia a laboratori biomedica. Siamo un hub vaccinale, D'Amato se lo ricorderà, e come hub vaccinale siamo stati il primo hub vaccinale universitario d'Italia. Ma gliel'ha detto a D'Amato, io le voglio dare 60.000 euro, gliel'ha detto o no? Io, guardi, gliel'ho detto, lui non l'ha voluto. Non ha sentito, non ha sentito però. Quello che lui ha sentito, non ha sentito, si ricordava manco di avermi conosciuto. Ah, quindi, se mi permette, c'è un problema. Insomma, ma chi è che se l'è presa? Se mi permette. Lei offre, ma chi è che si prende? Se mi permette, credo che il punto che a noi
sfugge, no? E che la gente a casa voglia sapere, sì. Lei poi si aspetta da questi uomini, cioè, a cui dai soldi? Guardi, e potrebbe, no. E potrebbe anche essere legittimo, no, perché lo fa un sacco, no, di gente. Dei favori? No. Guardate, scusate, assolutamente no, perché io fino ad oggi, se andiamo a vedere, non ho avuto nessun favore da nessun governo e da nessun partito. Quando le università telematiche sono nate, avevano delle leggi. Man mano che siamo andati avanti, sono sempre cambiate. Niente, sì, a favore nostro, anzi, siamo sempre stati messi in sordina e da parte. Il fatto che noi siamo arrivati primi su ingegneria industriale, nella ricerca scientifica, ha dato fastidio a tutti. Ancora ad oggi abbiamo degli incardinamenti per i nostri professori senza prendere denaro pubblico, che sono... Però io ho visto che lei ha preso 600.000 del milione di euro che c'erano a disposizione, 600.000 l'ha preso ogni cos'anno per le piccole emittenti universitarie. Non l'ho preso io, ha preso l'università. Allora, ascolta. 60% di tutto il budget nazionale, tutto lei. Ma non è colpa mia. No, mi scusi, non è colpa mia, perché guardi, le voglio fare un altro esempio. Noi crediamo molto nell'idrogeno. E quest'anno siamo arrivati tardi perché lo Stato italiano non ha pubblicato bene la produzione dell'idrogeno. Sapete che 40 distributori di idrogeno, non c'è stato uno che ha risposto. Ci sono, quindi non abbiamo idrogeno. C'era una ferrovia a idrogeno, non c'è stato nessuno che ha risposto per creare la prima locomotiva italiana a idrogeno. Le faccio una domanda: se avessimo presentato il progetto noi, quindi saremmo stati dei criminali, perché avremmo vinto noi, eravamo gli unici. Posso chiederle una cosa? Sì, prego. La questione della radio, secondo me, è anche una, forse la più nota in Italia, quindi probabilmente dipende anche da quello. La domanda che viene, vedendo le macchine di prima, ripeto, lei si compra quel diamine che le pare, vuole prendersi gli orologi. Le macchine sono intestate all'università, ecco, gli orologi invece sono pagati con soldi. Benissimo. Se posso farlo, non lo so. Ha ragione. Voglio dirgli, io prendo 4 milioni di euro di stipendio, 2 li pago di tasse. Sì, sì. Ora mi permetterete... No, per me, lei può anche prendersi gli orologi, comprarli e romperli, sono affari suoi. Ne ha tutto il diritto. La domanda è, e non è provocatoria, per spiegare, perché con quanto costa quella lì? 600.000 euro. Ecco, quanti... Non so, ricercatori in più paga con 600.000 euro per la sua ingegneria. Lei ha fatto una bellissima domanda e farebbe bene, e la sua domanda è lecita, le rispondo. Noi paghiamo ad oggi, tra professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo determinato e professori a contratto, circa 900 professori. Li paghiamo tutti, tutti i contributi sono pagati per tutti. E a lui gli garba le macchine, via. Allora, Fittipaldi. Che le devo dire? No, allora, io l'ho ascoltato un po', mi piace poco. Mi piace poco quello che ha detto, soprattutto nel servizio, non condivido poco. Innanzitutto, distinguiamo l'imprenditore dal politico. Esatto. Sono due cose diverse. L'imprenditore fa quello che vuole finché lo fa lecitamente. Lei dice: io faccio tutto lecitamente. La Guardia di Finanza, a cui secondo me bisogna dare rispetto sia da imprenditore sia da politico, e quindi non sono parole, dice: no, ha fatto cose che non si possono fare. Si vedrà in giudizio, e le auguro che lei abbia ragione e le auguro che tutto è stato fatto, come spesso accade altre volte. No, invece... Posso dirle solo una cosa? Mi faccia finire, poi dica quello che vuole. Però, rispetto alle istituzioni, sono ragazzi quella Guardia di Finanza che non guadagnano, e non guadagnano 4 milioni. Dal punto di vista politico, visto che lei appoggia Rocca, e che non so se le ha restituito i soldi soltanto dopo, immagino, sì. Quindi Rocca non è che ha fatto un beau geste prima, ha deciso di restituire i soldi, perché non voleva... No, dal punto di vista politico, secondo me, lei, un soggetto come lei non fa bene alla politica italiana, perché si permette di andare contro le istituzioni in questo modo, perché parla un linguaggio, secondo me, violento nei confronti delle istituzioni che stanno cercando di fare dei controlli, giusto e sbagliato che siano, ci si difende all'interno del processo e non fuori sui giornali. Le registrazioni che sono uscite, che siano private o non siano private, non mi sono piaciute. Ovviamente è tutto legittimo quello che lei dice e fa, è tutto legittimo che io posso criticare, essendo lei un personaggio pubblico, soprattutto perché lei ha deciso di fare politica, vuole fare il sindaco di Terni. Spero che ma la vuole sta risposta? Era più una valutazione. È una valutazione. La sua valutazione, se mi permette, solo una cosa te la voglio dire, perché tutta la parte politica, lui è liberissimo di fare... Ora vediamo un pezzo politico e voglio sentire David su queste cose. È liberissimo di pensare quello che vuole, però c'è una cosa.
Dipende come si fanno le indagini e su questo punto secondo me arriveremo fino in fondo. Ma non spetta a lei? No, 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 spetta a me, sono un cittadino italiano. Scusi, sono un cittadino italiano come lei, certo. Pago le tasse come lei. Non è che lei mi sbatte in galera e io sto zitto. Ora mi scusi, avete parlato nel primo atto di uno sbattuto al 41 bis e stiamo ragionando se ci può essere o non ci può essere. Io mi posso permettere di dire a lei che l'indagine fatta su di me è totalmente sbagliata. Vabbè. E allora, è totalmente sbagliata perché in 2 anni e mezzo noi non abbiamo ancora detto una parola. I 21 milioni li hanno presi, il rispetto lo voglio io. Senta, posso chiedere una cosa? Lei li ha dati i soldi a Fontana in Lombardia? L'ha finanziato Fontana? No, abbiamo finanziato momentaneamente, non vorrei sbagliare, sì? I nostri candidati che sono in Lombardia. Invece ha finanziato Coccia, Tajani, no? In passato, Coccia della Lega, in no? In passato, sì. Coccia lo sa che è uno di estrema destra, insomma, c'ha, credo che abbia proprio la quando la, l'ho, la croce, la quando l'ho finanziato celtica. Io non lo era. Non lo era. Ma lei... ha fatto il Parada giovane, sì. Parada, nella Folgore, sì. E, diciamo, è stato fascista nel suo passato? Nel no. suo passato, non dico adesso. No, no, ma né nel mio passato né nel mio presente. Se per fascista si intende colui che aspetta il duce, come no. abbiamo sbagliato indirizzo, no. Io il duce non lo voglio. No, che... MSI, Fronte della Gioventù, ha partecipato, diciamo, quando era più no. giovane. Assolutamente no, è un'altra leggenda che viene fuori okay. sul fatto che io dovrei essere stato nell'MSI. Non mi risulta di aver avuto mai tessere. Pure quello non sarebbe illegale. No, no, sarebbe illegale. No, 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 ma si figuri. No, forse era la confusione. Guardi, io ho fatto il paracadutista insieme a uno che lavorava alla COP e mi ricordava sempre che la Russia è piena di paracadutisti, molto anche efficienti, quindi... La Russia è anche piena di fascisti in questo momento. Direi. In questo allora... momento, sicuramente sì. Allora, vediamo un attimo... Anche azienda. L'Ucraina, l'ha detto. Vediamo... Vediamo che cosa ci racconta Roberta Benvenuto a proposito della compagine di Rocca, perché quello che è successo, caro Borgonovo, è che intorno a Rocca si sta riposizionando anche un mondo che prima gravitava più nella zona Casa Pound, cioè diciamo coloro che si che definiscono orgogliosamente fascisti. Vediamo. Serve capacità, persone competenti per fare quell'atterraggio reale, come ho sempre fatto nelle ultime parole, veramente noti amministrazioni con una responsabilità di presidente. Chi è Francesco Rocca? Francesco Rocca è il presidente della Croce Rossa e ora candidato del centrodestra nel Lazio. Una candidatura civica sì, ma molto di area, perché appunto Rocca ha un trascorso molto a destra. Qui siamo via delle Rande, dove Francesco ha iniziato ad andare a scuola e dove ha cominciato i suoi primi passi in politica. Qui ci sono stati pure parecchi scontri anche qua fuori, quando venivano con quelli autonomia operaia. Che venivano, c'erano dei scontri politici da destra e sinistra con i ragazzi, lui organizzava manifestazioni. Vi definivate fascisti? Candidati, sì. Questa definizione un po' Francesco Rocca l'ha rinnegata. Ma mai rinnegare, capito? Come diceva Almirante, non capisco perché rinnegare. Se poi cambi visione, c'è un'evoluzione, no? Di quelle che sono certe cose, va bene, ma perché devi rinnegare quello che hai fatto? Qui siamo al circolo del tennis di Via dei Promontori. Qui Francesco Rocca si frequentava con la compagnia di amici, poi andavano a Roma al Fronte della Gioventù, al Colle Oppio, anche lì gli scontri. Da qui poi nacquero anche quelli che adesso hanno frequentato o frequentano ancora Casa Pound e le altre associazioni collegate all'estrema destra. Dopo un derby venne preso dalla polizia, fermato, lui disse: mi dichiaro prigioniero politico, quindi questo anche per capire un po' il personaggio. Chi ha scelto Francesco Rocca come candidato per il centrodestra nel Lazio? Ovviamente lei, Giorgia Meloni, ma allo stesso tempo ha deciso di affiancare Rocca nel comitato con la sorella Arianna. La candidatura di Rocca è stata benedetta il giorno della presentazione anche da Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, plenipotenziario di Fratelli d'Italia e marito di Arianna. L'hanno voluta fortemente proprio le sorelle Meloni? Guardi, mi ha voluto tutta la coalizione. Giorgia è stata fantastica nel sostenermi, nel farmi superare ogni resistenza, farmi sentire sostenuto. Il centrodestra è indiziato come vincitore di questa campagna elettorale, visto che PD e Movimento 5 Stelle sono divisi, quindi c'è questa corsa e questo assalto alla dirigenza. Come si sta muovendo la vecchia guardia, la destra storica romana? Dopo 9 anni di digiuno, perché ha governato Zingaretti, c'è un grandissimo richiamo della foresta, quindi escono fuori tutti i personaggi anche abbastanza
mitologici, penso al pinguino Gramazio, penso anche a Gianni Nemano che è stato sindaco di Roma, ai mondi dell'ultradestra che capiscono che Rocca è il cavallo su cui puntare. Questa è dello zar, questa è degli Asburgo, quella è la fiaccola del frontaggio in tu contro la dittatura mondiale del grande capitale, e questa era una sede molto militante del fronte della gioventù, con Alemanno che era il mio segretario, diciamo, bravissimo. Sì, Alemanno e Rocca, ha fatto un evento elettorale. Ma c'ho tanti amici che si candidano. Secondo lei prenderà Rocca i voti di questo mondo, del vostro mondo? Ci sarà chi voterà la Lega, chi voterà Forza Italia, no? Perché poi molti sono andati in Forza Italia, gente anche molto competente, come che sono Gasparri, per dire, no? Lei non ha anche una nipote che sta dentro le liste, Bucci? Sì, è un discorso, diciamo, fa, che esula, di Forza Italia. Ma esula dal discorso, diciamo, politico, no? Ma poi tra l'altro non la voglio rovinare, perché se qua, se poi si sa che magari che io appoggio la mia nipote, succede un macello, no? Per dire. Ma quanti voti? 2000, 3000 voti li prendo. Sempre, tutta Roma Nord è nostra. Un'altra candidatura che ha fatto discutere è stata quella di Cangemi. Dopo questa foto fatta con Zappavigna, che è un esponente dell'ultradestra romana, è stato anche ultras dei boss della Roma. La curva è un bacino di voti e Zappavigna è un nome noto, e quindi perché no, potrebbe essere anche lui un portatore di voti. Come si fa a fare un evento elettorale vietato dalla stampa? A me hanno detto che la stampa dentro non può entrare. Hai detto Zappavigna? Sì. Come mai? Come mai qui? Come mai? Perché c'è Pino. Quanti voti hai preso l'altra volta? 4.200. 4.200, ci credo che te fai la foto con Pino Cangemi. Al di là di quello che dicono, gente mi vuole bene. Abbiamo visto entrare prima Zappavigna. Ah, bene, sono contento. Lo so, però sa che insomma il suo passato da ex estremista di destra. Perché non mi invitate in trasmissione? Che vengo, vi seguo sempre, siete bravissimi. Potete, intanto ci inizia a rispondere qui, però. Se ci inizia a rispondere qui, ma è vero che è vicino al gruppo Idee, diciamo, Arrivini. Io sono in regione da 14 anni, sì. Sono un uomo delle istituzioni. Da sempre. C'è una spolverata, diciamo, di Rocca Pound, perché Mauro Antonini, che era candidato di Casa Pound nel 2018, questa volta è stato intruppato nelle liste della Lega. In quella porta lì c'è il comitato di Mauro Antonini. Sono Roberto, benvenuto di La 7. Mauro Antonini, piacere. Salve, ma era oggi la vostra? Sì, alle 17. E noi possiamo esserci? Io preferirei no con La 7, però. Perché no? Non mi piace molto il taglio della vostra TV, non siete graditi. Ma possiamo intervistarla? Possiamo... No, grazie. No, come no? Neanche intervistarla? Neanche intervistarla. Lei ex Casa Pound, come ci si ritrova ad essere candidato della Lega? Guardi, io adesso ho tanto da fare. Ma non mi pare. Ho tanto da fare. Non mi pare. Ancora no, però le assicuro, cioè, telefonate, cose da fare, quindi... No, ci sta chiudendo la porta in faccia. Sì. Addirittura. Ma come mai nessuno della Lega è venuto alla sua inaugurazione lì al comitato? Cioè, lei adesso si definisce un leghista. Quanti voti porta la Lega? Siete fatti un calcolo? Quanti voti le porta Antonini? Ma non lo so, comunque sì, Antonini è un ragazzo che ripeto, stava prima a Casa Pound, si era avveduto e adesso sono 3 anni che è iscritto nella Lega e si candida, penso che sia una cosa buona. È stato lei a portarlo? Lui, mi sono ritrovato qui, io mi sono ritrovato, è un bravissimo ragazzo che giustamente ha ripensato le cose, quindi va bene. Che è antifascista, quindi è positivo. Antonini ha detto che è antifascista? Sì, sì, ha fatto anche delle interviste. Ho letto come lei in queste ore sui giornali che c'era Antonini candidato, che io non conosco personalmente, non conoscevo nemmeno il nome prima di leggerlo sui giornali. Veramente lei sorride, ma è la verità. Non la imbarazza avere comunque un ex Casa Pound che la sostiene? Ma guardi, se oggi sostiene convintamente il programma, la coalizione, un presidente che comunque ha posto l'essere umano, chiunque esso sia, al centro della sua vita, il problema, la domanda la dovete porre a lui e non a me. David Poerenzo, questo è il quadro.
Ma due cose rapidissime. È chiaro a tutti che ci sono dei mondi che alla destra servono per prendere voti e per andare al governo. E il Lazio è uno di quei territori nei quali il neofascismo, quello degli anni 70, è ancora vivo e vegeto, è pieno di movimenti, di gruppi, di persone che, come Iorio, che conosco, che ho intervistato tante volte, che dice tranquillamente che lui sposta dei pacchetti di voti. E quindi per la destra, Giorgia Meloni, che sta provando a fare tutto, come dire, a presentare un volto di sé anche europeista, direi quasi draghiano da quando ormai è al governo, però poi non è che ha il richiamo della foresta, deve fare i conti con il suo territorio e con l'idea di voler governare. Quindi quei voti gli servono, probabilmente le fanno comodo, probabilmente in parte le coprono un'area che altrimenti non ci sarebbe, e quindi ci sono. E quindi c'è Antonini, Mauro, che come sapete è stato uno dei protagonisti degli scontri al centro di accoglienza al Tiburtino Terzo, uno dei protagonisti delle manifestazioni contro i Rom a Casal Bruciato, è in lista con la Lega, perché la Lega, da quando ha deciso di diventare un partito nazionale, quando Salvini ha voluto creare questa Lega nazionale, per crearla soprattutto al centro-sud, si è appoggiato molto strategicamente ad alcuni elementi di Casa Pound e non solo, per cui la base della Lega, diciamo, dall'Emilia Romagna in giù è stata costruita all'inizio proprio puntando su questo. I contatti li aveva costruiti già Mario Borghezio negli anni precedenti, e quindi è chiaro che c'è una destra che vuole sembrare istituzionale e poi c'è l'altra destra che noi qui nel Lazio conosciamo molto bene, Lombardia. Anche lì la storia, come voi avete documentato, anche lì è interessante, ma se stiamo a Lazio questo è il caso, che servono per andare al governo. La destra che è entrata anche nel sottogoverno. Che è entrata anche per non parlare degli ex NAR, che ebbero ruoli dirigenziali all'interno delle aziende pubbliche romane, ad esempio. Questo riguarda le antiche gestioni di qualche anno fa. Insomma, c'è questo tessuto, c'è. E alla destra serve. Borgonovo, il legame tra la Meloni è il filo rosso un po' di Piazza Pulita, cioè la Meloni da una parte e questo te ne sei accorto, sì. Hai avuto questa presa, sei un giornalista, bravo tu, diciamo, sei intuitivo. Sono argutissimo. Cioè, sei un investigativo tu. Scaltro come una faena. Sì. No, dicevo, cioè, la Meloni da una parte e questo però mondo, diciamo, nostalgico, post-fascista, neofascista, questa coabitazione continua a esserci in alcuni luoghi. Roma è uno di questi. Ma a parte che siamo agli ex, cioè prima era Casa Pound, adesso siamo agli ex Casa Pound, fra un po' avremo, quello là c'ha un cugino, che mio cugino stava con negli anni 90 con chissà quale, e quindi mi sembra un po' caricaturale. Le abbiamo viste, avete raccontate, mi pare che gli elettori non abbiano fatto tanti plissé e l'hanno votata lo stesso, mi pare peraltro che se lo scopo di tutta questa macchinazione neofascista era quello di spingere Giorgia Meloni a rifare il fascismo o a creare una dittatura o a uccidere gli immigrati o a fare qualunque altra delle numerose cose di cui sono stati accusati i perfidi sovranisti in questi anni, sia completamente fallita a ogni livello e in ogni partito. Per cui poi continuiamo a parlarne, ci divertiamo, facciamo questi servizi. Pensa che sia Parenzo dice la sua cosa, io dico non è farsi male. Una così, cioè, diciamo, quello che dice Davide è giusto, cioè nella fase della crescita hanno imbarcato di tutto, diciamo, senza mettere grandi filtri, vale per la Meloni, vale della Lega. Ora però a Giorgia Meloni si pone un problema enorme, che è quello della qualità della sua classe dirigente, cioè governo. È il 99,9% periodico dei partiti italiani. Per chi sta al governo e ambisce, diciamo, a una posizione maggioritaria, che vuole fare anche gli altri sono stati un po' al governo. E vale questo a livello locale, dove abbiamo personaggi ambigui, ce l'aveva pure in casa. Tu qua hai fatto quella inchiesta insieme a Fanpage su Fidanza l'anno scorso, diciamo, con braccia alzate, eccetera. Finita, come sappiamo. Il braccio alzato è alzato, però. No, braccio è rimasto alzato. Non confondiamo il piano giudiziario col piano politico. No, facciamo rivedere, rallenti. Questo è come il tema che dice è stato archiviato il Metropol. Il tema è tutto politico, cioè se tu vai là a fare una trattativa, quello è così. Se alzi il braccio non è che il giudice te la abbassa, diciamo. Sì, sì, se è politico scelgono gli elettori. A livello locale ci stanno fascisti
castelli vari, fascisti, poi diversi indagati su cui Fittipaldi sa meglio di me, arrestati i sindaci di Terracina, arrestato il candidato Palermo, cioè pone un problema enorme di classe dirigente locale. In questi giorni noi abbiamo a livello invece nazionale, se posso allargare un attimo, una sorta di melonismo da operetta, no? Ecco, oltre al caso Dalmasso Fidanza, ieri c'è Mollicone che ha proposto di chiudere gli archivi degli anarchici, diciamo. Abbiamo visto Mollicone, Mollicone che ha detto che a Sanremo d'ora in poi in futuro ce ne occupiamo noi e controlliamo quello che succede, perché insomma l'onorevole Peppa Pig, sì, soprannominato, non dare il riconoscimento, c'è troppa autonomia a questi autori di Sanremo che decidono loro su Zelensky. Ma non dare adesso, la cosa che posso dire, revochiamo il riconoscimento agli archivi anarchici, la cosa, come se uno proponesse di buttare la cosa che ha messo Francia all'imperiale, e poi ci hai avuto e quello con i Novax, come si chiamava, però poi ho la domanda per Bandecchio, Gemmato, e poi Fazzolari che se l'è preso con Banca Italia, e la Russa col busto di Mussolini, cioè è un elenco di questo. No, ecco, allora il tema è Giorgia Meloni, che vuole, sta facendo certo, una certa tipo di operazione in Europa, eccetera. Il tema della classe dirigente, oggi per esempio sono due giorni che non nomina la parola del Mastro e Donzelli con evidente tentativo, ma non glielo domandano, nessuno glielo chiede, giustamente, e lei va in alcuni posti in virtù del fatto che non glielo domandano, evidente, no? Ecco. Si vede che hanno consumato tutte le domande scomode con Draghi, però, colleghi, lei pensa lei pensa talmente tante che adesso non lei pensa più. di governare l'Italia così e di supplire col fatto che finché lei prende voti per scusa, tutti scusa di così avanti, terribile no, nella tua prospettiva, cosa sta facendo? Cioè, perché io potrei anche avere delle ragioni per essere deluso da quello che sta facendo su alcuni temi, no? Ma la tua prospettiva, questo binario draghiano, cioè dopo tutto questo spauracchio che avete montato, stai montando adesso, come si traduce? Qual è lo spauracchio? Bene, siamo d'accordo, perfetto, meraviglioso. Operetta, come tutti gli altri, perché non hanno dato miglior prova di sé, per lo più. Non ci sta. Vogliamo, io queste analisi da te sui precedenti... Sui tuoi precedenti governi dicevi non generalizziamo sulla casta, e mo generalizzi tu su tutta la classe politica uguale. No, come non funziona? Penso che siano tutti, tutti ladri. Uguali. Non penso che siano tutti ladri, penso che sia una classe politica generalmente di basso livello politico. A lei tra Draghi e la Meloni fare sono... analoghe valutazioni su altri, sentiamo, mi chiedo come si traduce nella realtà. Sentiamo quale disastro per l'imprenditore Bandecchi. Stiamo parlando della Meloni, se mi chiedi quali sono la Meloni gli piace lei. Guardi, lei sostiene il centrodestra, è un uomo, diciamo, di centrodestra, mi piace la Meloni. Io non avrei fatto cadere il governo Draghi. Secondo me il governo Draghi doveva arrivare a fine del suo periodo. È stata una caduta del governo Draghi che è stato un grave errore. Ma qui di errori della politica ce ne sono tanti. Se mi permettete, se oggi la politica la analizziamo su fascisti o comunisti, diventa difficile. Io credo che la politica oggi vada analizzata su si mangia o non si mangia, quanto siamo indietro rispetto al resto d'Europa, rispetto al resto del mondo, e qual è il nostro progetto per il futuro e per i prossimi 50 anni. Perché se cominciamo a parlare di questo, allora parliamo di politica. A me quando dite che c'è una classe di politici da operetta, io vi rispondo, purtroppo può essere. E quasi sicuramente è così. Però la classe di politici d'operetta sono 25 anni. Lei li finanzia però. Sì, ho capito, cerco di trovare i migliori e li finanzio. Cerco di trovare i migliori e li finanzio. Però mi permetta una cosa. E mi sembra che i migliori non si candidano tutti i giorni. Qui c'è un problema di sostanza. Ci abbiamo una disoccupazione che si taglia a fette. Ci abbiamo problemi che sono enormi proprio... Scusate, ma il problema energetico in Italia chi lo risolve? Se noi non andiamo dietro l'idrogeno, no? Qual è il nostro futuro energetico? Il sole? Abbiamo 1200 ore di sole in Italia, quindi non è possibile risolvere tutto col sole. Le macchine elettriche, quando sento Salvini che dice, tutto il rispetto per uno della mia parte... Adesso... Però voglio dire, se vuole... No, Bandecchio, voglio dire, adesso, benissimo, lei anche lei ha comprato la Ferrari ibrida, ma non ha fatto il moderno anche lei, però. Ci sta spiegando il suo programma di governo, visto che lui, vedi, io sono un po' in imbarazzo, perché è un po' imprenditore, poi però è anche politico. No, non però, sono un po' imprenditore, però sono italiano. No, è imprenditore. Prima di tutto sono è italiano. È politico, finanzia tutto, parla di disoccupazione ai suoi dipendenti. Io però mi meraviglio di voi di sinistra. Ai suoi dipendenti, ma io non di sinistra, no, faccio meraviglio. Giornalista. Poi può essere che c'è stato qualcuno che ha scritto che ho fatto il pescatore, ho fatto il manovale, quindi sono credibile.
meno. Lei è, lei è veramente un fenomeno, lei è un proprio un arci italiano. La ringrazio. Nel senso più incredibile. La ringrazio. Lei è imprenditore, sì. Poi dopo è politico, fonda un partito, c'ha la Ferrari, va benissimo, dà i soldi a tutti, meraviglioso. E quindi? Parla delle persone che perdono... No, ma non capisco dove vuole arrivare. Parla delle persone che perdono lavoro e poi lei è il protagonista di questa incredibile vicenda. Nella quale lei... Ha ragione, se vuole ne parliamo. Lei, poi ci rivediamo quando io vincerò. Aspetti. Quale lei? Lei continua a parlare di una cosa che non conosce. No, glielo dico. Lei, c'è un virgolettato più un audio in cui lei dice ai suoi dipendenti, sì, io vi murerei in casa, sì, chi non risponde entro 5 minuti sarà licenziato. Scusi. Lei adesso che parla di lavoro... Ma di... lei vuole sapere... Può... Scusi, ma... Le dico, non, certo, può fare io tutte li pago le parti i miei in commedia. Capito? Intanto io li pago i miei dipendenti. Benissimo. Altri no. Meglio che murarli. Intanto io pago i contributi. Ma lei sa in che contesto è stata detta questa frase? Ma lei sa... Per dire, non venga qui a fare, certo, il programma elettorale, che dice, io penso, è uno che dice li murerei, vi... Senta, però, sa cos'è? Lei non se è Adriano, le posso dire, lei non è Olivetti, no, va bene? Ma lei non è Olivetti, non è Olivetti. Dire? Perché non quindi mi chiamo non Olivetti. Faccia quello... Senta, ma lei sa quello che faccio uno io. Uno che si rivolge ma così lei ai dipendenti... Ma lei lo sa quello che faccio io. Per me, ma lei uno non che lo si sa, rivolge... Ma quindi c'è l'audio. Uno che si rivolge in questo modo ai propri dipendenti, secondo me, non è un bravo imprenditore. Facciamo una cosa. Senta, ascolti, non sono un bravo imprenditore, ma pago più tasse di lei, quindi lei... Ma questo è sicuro, ma che glielo c'entra? Spiego, quindi lei quindi vive è più bravo di in me? Questa nazione, sì. Ah, ok, d'accordo. Per forza. Benissimo. Se parliamo, lei paga se parliamo tasse, di contribuenti... E quindi un povero disgraziato... Ma lei mi ha risposto che non sono un bravo imprenditore. Ma posso dire che lei mi ha risposto che non sono un bravo imprenditore. Siccome lei paga più tasse di me... Se lo fate alla Radio Campus funziona da Dio. Questo abbiamo già fatto. Smettete, Unicusano, facciamo Parenzo Bandecchi. Allora, siccome noi ci abbiamo... Attenzione, perché è il momento del melonometro che ha fatto arrabbiare tantissimo. Ho capito, però... Gli amici della Meloni, i giornali della Meloni, quelli che sostengono la Meloni, si sono arrabbiati per una cosa molto seria, fatta con tutti i criteri su cui lavora il nostro desk, Linda prima di tutti, eccetera, che misura le promesse del governo Meloni. Melonometro. Io sono Giorgia! Allora, l'abbiamo detto che insomma la Meloni dalla protesta al governo è un po' cambiata, quindi noi abbiamo messo un po' in fila le sue promesse, le sue retromarce in questi 100 giorni. Allora aspetta, ricapitoliamo, abbiamo monitorato 60, ora sono entrate 63. 63 promesse elettorali della Meloni, che potete vedere tutte e 63, poi c'è un continuo aggiornamento sui nostri, sulla nostra pagina di Piazza Pulita, Melonometro, sul nostro sito. Con da 0 a 5 luci verde o da 0 a 5 luci rosse, lavoro in corso, ci sono mantenuta, tutte le promesse, vedete qua, e poi corso. C'è, se cliccate sulla promessa, c'è la spiegazione della metodologia, di cosa stiamo facendo e tutto quanto. E questo è un lavoro per in progresso. Cui diamo una, due, tre luci in base poi all'avanzamento. Poi diamo un tasso finale di realizzazione delle promesse e poi vi diremo anche quante sono per adesso completamente realizzate o completamente disattese. E poi facciamo un focus su qualcuna di queste. Esatto. Vai Linda. Allora, sono stati 100 giorni, quindi adesso vediamo un pochino le retromarce che ci sono state. Allora, lei aveva detto è finita la pacchia, insomma, invece in Europa qualche compromesso e non solo, anche sui conti pubblici l'ha dovuto fare. Pagamenti elettronici, nessun obbligo per le piccole attività di accettare pagamenti elettronici, era questa la promessa nel programma. Cosa è stato fatto? La norma che avrebbe dovuto introdurre la soglia di 60 euro per i pagamenti elettronici poi è saltata proprio per l'interlocuzione con l'Europa, non era coerente con gli obiettivi del PNRR, quindi anche qui promessa non mantenuta. Marcia indietro anche sulle accise, lo abbiamo raccontato, la promessa era questa: sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburante e automatica riduzione di accise. Nel programma cosa è stato fatto? Lo sconto introdotto da Draghi è stato prima ridotto e poi azzerato per una questione di conti pubblici e quindi anche in questo caso marcia indietro, promessa non mantenuta. Sul MES, lo abbiamo detto, battaglia storica della Meloni e del suo partito sulla riforma del MES, la nostra opposizione sarà totale, lo ha sempre detto. Cosa è stato fatto? Dopo l'interlocuzione con l'Europa, il MES o si approva, in qualche modo si ratifica così, o gli emendamenti non possono essere negoziati e quindi si va verso una ratifica, quindi diciamo che anche per noi questa è una retromarcia. C'è poi il catasto, di cui si è parlato in parte in questi ultimi tempi. La Meloni ha sempre detto, e questo lo diceva ancora prima, a marzo ad esempio, ancora prima
prima delle elezioni, la riforma del catasto è una patrimoniale nascosta, quando Draghi voleva Insomma, in qualche modo fare una riforma del catasto. Eccetera. E invece oggi dice questo: si può tranquillamente fare una mappatura per migliorare la conoscenza delle costruzioni italiane, sicuramente non ci sarà una tassazione sulla casa da parte nostra. Quindi vediamo che cosa succederà. Abbiamo dato un punto interrogativo proprio perché non sappiamo se è una marcia indietro, se potrebbe esserlo oppure no. Ultimo impegno su cui volevamo invece fare un piccolo focus oggi, questo: le liste d'attesa, una cosa che riguarda molti cittadini e anche le regioni che vanno al voto. Superare lo stallo della pandemia, ripristino delle prestazioni ordinarie, delle procedure di screening e soprattutto abbattimento dei tempi delle liste d'attesa. Cosa è stato fatto? Non ci sono misure ad hoc in manovra. Nella prima manovra Meloni erano stati finanziati nel 2022 500 milioni di euro per il fondo proprio per le liste d'attesa, non è stato rifinanziato. Il ministro Schillaci ha detto che è una priorità, in questo momento però non c'è nulla su questo, e anche sul personale, che era vera emergenza per recuperare le prestazioni, ci sono solo 200 milioni di euro per pronto soccorso, personale di pronto soccorso, e solo dal 2024, dovevano essere anticipati e invece niente. Quindi in questo caso noi stiamo monitorando e abbiamo dato questo tipo di valutazione, anche stavolta un punto interrogativo, è una cosa che monitoreremo perché ancora non siamo assolutamente ai livelli delle prestazioni pre-Covid. Tasso complessivo, che lo ricordiamo, è l'avanzamento delle promesse al 40%, cioè il tasso di mantenimento delle promesse totali, è al 40%. Di queste mantenute al momento su 63 sono 8. Quindi 8 sono ad esempio completamente il mantenute. Contrasto alle ONG, oppure il sostegno all'Ucraina, il limite il al tetto contante. Al contante, il limite al contante alzato. E invece non mantenute ci completamente? Ci sono 7 non mantenute, 30 lavori in corso e 18 che consideriamo future perché è troppo presto per valutare. Questo è il melonometro. Allora, prima di dare la pubblicità voglio chiedere al nostro Bandecchi, tanto secondo me lei non la vende la Ternana. No, non la vendo. Ma perché la vende? Perché è una scelta molto semplice, fatte le dovute riflessioni, la Ternana è l'unica attività collegata all'Università Niccolò Cusano che non potrà portare indietro dei soldi da reinvestire all'interno dell'Università Niccolò Cusano. Ma lei ti fa per la Ternana? Sì, io non ho mai... Ma lei è livornese, non poteva comprare il Livorno. Ma non mi interessavo di calcio, mi occupavo di altre cose. Volevo comprare il Livorno, sì. Voleva comprare il Livorno, però lì sono tutti comunisti, Sì, lo so. Però le calcoli che a Livorno, dove sono tutti comunisti... Cioè, lì c'hanno proprio la curva col pugno alzato. Che a Livorno, dove sono tutti comunisti, comunque noi sponsorizziamo il basket, se no non si giocava a basket. Noi sponsorizziamo l'Atletica Leggera e la Libertas Livorno è diventata una delle squadre più forti di Atletica. Ma lei ce l'ha un po' il mito di Berlusconi? No, io sono l'imprenditore politico. No, vabbè, no, mi deve perdonare con tutto rispetto. No, chi c'ha chi c'ha lì? Ascolta, per lui se stesso. Per se stesso, cioè lei è al mito, ha un'alterata percezione. Perché scusi, deve avere il mito. No, vabbè, no, Berlusconi non è male come carriera. È una malattia di questo senso. Anche più soldi di lei, bravissimo. Cioè paga più tasse, quindi è meglio di lei. Infatti io, ma infatti Berlusconi gode di tutto il mio rispetto, perché è una persona che ha fatto qualcosa di importante. Infatti è veramente, Corrado, è veramente, grazie per averci fatto conoscere di persona, perché è invidiabile, lo dico senza ironia. Ma guardi, uno a cui hanno sequestrato 21 milioni di euro e sorride, ma ragazzi, ma perché, scusi, io veramente non riesco a capirla, devo piangere. Milioni. Non ce ne fossero di persone che vengono a rispondere alle domande. Ma lei ce l'ha 21 milioni da farsi sequestrare? No, 21 milioni. Allora, ascolti, prima di tutto io faccio impresa nella nazione più difficile del mondo, perché da qualunque altra parte del mondo le assicuro... Però scusi, adesso... Lei parla sempre, se lei vuole dire tutto. Allora guarda, questa nazione ha bisogno di posti di lavoro e ha bisogno di imprese. Ora, se lei le vuole cancellare le imprese... E di non avere l'evasione fiscale. Bravo, ha ragione, ma però anche qui non deve fare confusione, sennò le mancano alcuni dettagli. Ci sono vari tipi si fa impresa senza evasione fiscale. Ci sono vari tipi di evasione fiscale. C'è quello che ruba i soldi, c'è quello che fa le fatture finte, e poi qui c'è un'interpretazione della norma che la finanza da noi ha interpretato diversamente. Certamente, Lo dimostrerà nel processo. La finanza ha tirato fuori una situazione che per noi è inaudita. Tant'è vero. Speriamo che lo sia anche per lo Stato. Quali sono i tempi? Quali sono i tempi? Che così torna qua? Non lo so, se dopo 2 anni e mezzo non sono stato interrogato una volta. Lei torna qui con la Rolls la prossima volta, gliela dissequestra. Se vuole ci potevo venire anche oggi. Non è sequestrata. Non è sequestrata. Non è mai stata sequestrata perché ce la portava, ci faceva la finanza, il magistrato ha autorizzato a sequestrare 21 milioni, 20 milioni e mezzo.
Se non ci fossero stati i 21 milioni, sequestrava le sedi immobiliari. Se non ci fossero state queste, le macchine... Quindi meno male che c'erano i 21. Ha trovato 30 milioni, ne ha presi 21. Quindi lei in Rolls ci va ancora? Guardi, scusa, ci va ancora in Rolls? Noi il giorno 30 abbiamo pagato gli stipendi e il 16 pagheremo i contributi. Forse il magistrato si dovrà poi domandare come mai ce l'ha sequestrati. Ma lei ci va ancora, in Rolls adesso? Guardi, sono almeno un anno e mezzo che non vado in Rolls. Come mai? E nel... Non, perché non sono interessato in un momento di crisi italiana. Si imbarazza un po'. Sì, mi imbarazza. C'è un lusso troppo. E non vado in giro in Rolls. E quindi, siccome lei andavamo in una palestra analoga, la mia Rolls non l'ha mai vista parcheggiata. Io andavo sempre con la mia Toyota. Ho una Ferrari che non ho mai guidato, è stata ritirata a Perugia, è stata portata all'università e io non l'ho mai aperta. Quindi che cosa le devo dire? Si chiama pur sempre alternativa popolare, giustamente, quindi mi pare evidente, no? Uno che si chiama alternativa popolare... Lei secondo me sta a un livello talmente basso che non l'ha perché, visto. Sa perché, A Radio Cusano non ci può lavorare. Adesso, scherzi, no, sono, no, scherzi a parte. Ma hanno intervistato un po' di volte la sua radio. Sbagliato, glielo dica. No, ma non lo faccia più entrare, Tornelli. No, in tracco di botte quando arriva a Parenzo. Telefono, poi lui è pugile. Poi il ragionamento... No, ma lui, io gli auguro. Ma è uno che mena. Io gli auguro. Il signore mi sta anche simpatico. Hai provato a stringergli la mano? Però lei deve cominciare a ragionare sui fatti e non sulle chiacchiere. No, ma infatti, i fatti sono che fino ad oggi ci sono 21 milioni di euro sequestrati e un'accusa di evasione fiscale. Stanno lì. Mi auguro. Stanno lì. Ci mancherebbe altro. Dove devono stare? Lei pensi, l'hanno sequestrata all'università Niccolò Cusano, non a me. Mi auguro questa, un'altra per il paese e per noi, per noi, anche per lei. Vi devo chiedere di aspettare pochissimi minuti che devo dare la pubblicità. 3 gradi di giudizio. Bene, è stata una serata veramente diversa, abbiamo conosciuto un personaggio nuovo e abbiamo insomma approfondito dei temi che secondo me meritano un ulteriore approfondimento, quelle delle università telematiche, di cosa valgono, eccetera. C'era Alessandro che doveva dire un'ultima cosa. No, mi aveva colpito un elemento del melonometro di Linda, perché secondo me Linda è stata su un punto generosa, precisissima, su un punto generosa, perché ha detto che sulla guerra all'ONG, diciamo, c'è un punto di coerenza, no, del governo rispetto al programma elettorale, il che è vero, però questo rientra all'interno della clamorosa, secondo me, tradimento delle promesse che c'è sul dossier migratorio. Questi avevano promesso il blocco navale non c'è, certo. La chiusura delle porte non c'è perché non c'è uno straccio di politica. Blocco navale non si può fare. E poi diamo atto. Ha detto sulle ONG, ma non sull'immigrazione, solo sulle ONG. Esattamente. Vuoi dare atto? Che no, volevo dare atto che dopo tutti i servizi di insofferenza, eccetera, si è confrontato allegramente, diciamo, con noi. Non è, senza darci dei delinquenti. Esatto, ha accettato il confronto. Diamogliene atto dopo. Fittipaldi ha detto che lui non gli piaceva, però bisogna riuscire a separare il fatto che lui abbia delle idee che uno può non condividere dal caso giudiziario che si vedrà. Fino a prova contraria, siamo appunto, abbiamo iniziato facendo gli ipergarantisti e tanto se vale per Spito, assolutamente, non vale per assolutamente. Ci mancherebbe. Grazie per essere con noi, ci vediamo presto, come sempre Piazza Pita torna giovedì prossimo, buonanotte a tutti. Grazie.